Sì. Ho perso tutto, bro. Devo essere sincero, io non sono un dopatico. No, Flame, se vuoi mandarmi un millino, magari stasera ce lo facciamo pure start condiviso, se ti va. Cioè, non è che ho problemi gravi di ludopatia. 500 a testa o 1000 a testa? Gli amici dello Zoo di 105. Ciao Mazzoli, quanto state indietro? Voi non sapete. Guarda, io che peccato che veramente, guarda. Ti posso dire sta cosa, Simone, ti devo dire la cosa. Te ne pentirai di questa. Te ne pentirai e mo ti spiegherò anche per quale motivo. Sì, a te non so cazzo di minacciare tutti, Livio Marcone, lei fa sempre casino, basta! Via, adesso è Livio! Saluto gli amici dello Zoo di 100. È giorno! Ci lascia. Posso. A Lupolo! Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! Ma questa qua. Appugala! Luba Chiotti e benvenuti in questa nuova puntata di Lupus. Ciao ragazzi. Un saluto a Bucalalla. Grande Rubino, la squaletta. Mia amica, oh. C'è stata la clip lo famosa squalo. Che te volasse già lo squalo. Me l'ho messa come sigla io ormai. Giustamente. Prendiamo le distanze da Bucalalla per questo suo decadimento totale. No. Ma io ho un bello squalo. Ma giochiamo al Lupus, sti cazzi. Vabbè, non credo che sia passibile di denuncia questa affermazione. Sì. No, sì, o dite però. Che mi denuncia pure a me. Guarda, tutto è passibile di denuncia per M-Team, anche solo nominarli. Ah, ok. No. Detto questo, ragazzi. Nuova puntata incredibile di Lupus. Un saluto anche a Marco Chitano dietro la macchina da presa che ci regalerà incredibili inquadrature. Bello Mirk. Allora diamo subito la parola al Goat Meliador, oggi più composto, con una capigliatura ben sistemata. Esatto. L'ultima volta ci ha regalato delle grandi perle insieme al vero Goat, cioè quello che tutti sanno essere il vero Goat, ovvero Livio Marcone. Pensavo Rubino, perché Rubino, guarda che Rubino c'ha, molla, c'ha una percentuale di vittorie altissime, è molto forte Rubino, tra la media più alta, c'ha intuito più 14. È vero. La shield Rubino ti dà intuito più 14. Guarda che è bannabile l'occhiale,
al lupus, eh? Me l'hai fatto un cazzo. Grazie per le sub, ragazzi. Però ovviamente si vede, grazie alle sub, potete recuperare anche il voto di oggi alle 15. Detto questo, parola al Goat, che ci spiegherà allora come procedere e come dovrete investire i vostri punti ranocchia. Faccio il master la prima perché voglio provare un nuovo ruolo, però non vorrei lasciarlo in mano a qualcun altro e poi facciamo macelli. Allora, ho deciso che il nome del nuovo ruolo è Playlover e sarà la carta del Vegeta, quindi al posto del Vegeta ci sarà Playlover. Va bene? Certificato. Esatto. Esatto, ha esatto, al posto corsi, del Vegeta. Tutti i corsi Platinum li ha completati tutti. Sì, sì, è fortissimo. Okay. È fortissimo. E ci spieghi cosa fa? E adesso vi spiego cosa fa. Cosa fa Playlover? Allora, di notte, quando lo chiamo, indicherà due persone, non una. Sei in culo. Ok? No. Non stiamo più a Riccione. Lui ormai qua dobbiamo. Se fanno le cose diverse. È chiuso il Samsara, Rubino. Il Playlover ormai è asceso. Deve far sì che si incuno tra di loro. Ah, ok. E quindi indicherà due persone. E io gli dirò sì se fanno parte della stessa squadra. No se fanno parte di due squadre diverse. Ok? Interessante. Si può anche indicare se stesso. Non può indicarsi da solo. Ah. Perché che fai? Ti auto. Cioè, che chi paga poi? Esatto. Ok, quindi non può mai indicarsi da solo. Ma è buono, immagino. È buono. E quindi non saprà, in caso gli venga detto di no, non saprà chi dei due, ma uno dei due è cattivo. Se gli viene detto di sì, potrebbero essere due buoni, ma potrebbero anche essere due cattivi, eh. Ok? Perfetto. Allora, il cavaliere sarà classico, quindi può indicare più volte la stessa persona, mai se stesso. Il medium ho aggiunto. E dall'altra parte, con i lupi, abbiamo due lupi e il boia. Si guardano tra di loro perché siamo in 10. Quindi entrambi, sia boia sa chi sono i lupi, sia lupi sanno chi è il boia. Naturalmente e boia. Chi boia? No, è un bel ruolo. Volevo dire. Cosa fa rima con boia? Rubì, te puoi fare un po' più a sinistra, per favore? Livio Marcone. Mi ricordato quando era mandata al karaoke a cantare quella sera. No, non ho detto. Esatto. Tutto il resto è boia. Tutto il resto è boia. Allora, la carta dell'indemoniato è il boia. Il boia, una volta a partita, può indicare una persona, dice il suo ruolo. Se l'ha azzeccato, lo ammazza e non muore lui. Ovviamente vince con i cattivi e viene visto, in questo caso, nella squadra dei cattivi, certo, dal Playlover. Il medium indica la gente morta. Io dico se era buono o cattivo. Grazie. Però sui morti, Livio, passa le carte. Ed è buono, sì. Abbiamo comunque tre buoni e sette cattivi. Bravo Meliador che legge i commenti su YouTube. Esatto. Anche su Twitch, perché molti hanno detto: però effettivamente il veggente c'è sempre. Dovete trovare un'alternativa. E secondo me, medium più Playlover ci può stare. Allora, il Playlover, Ivan, è una sorta di veggente particolare, indica due persone, ok? E il master dice al Playlover sì se fanno parte della stessa squadra, no se sono in due fazioni diverse. Tipo io e te siamo, che ne so, lupo e boia, ci dice sì, se tu sei cavaliere io lupo, ci dice no. Ok? Anzi, vabbè, uno dei due deve essere Playlover, vabbè, comunque. Playlover, lupo, no. Vabbè, hai capito. Il boia ha la carta del medium. Il medium c'è il medium. Il boia ha la carta dell'indemoniato. E una volta a partita veggente può provare ad indovinare il ruolo di una persona. Se lo azzecca muore quella persona, altrimenti muore lui. Ok? Alla mia sinistra, ma lo vuoi anche un po' più blu? Un po' più ocra. Livio. Allora, io non ho visto manco la carta. Grazie, Livio. Bella, questa è una carta ottima, devo dire. Ottima. Una carta ottima. Okay, ottima. Okay. Di ottima fattura. Allora, di buona fattura. Dammi qualcosa su cui scrive. Il diario di Lion. Tra l'altro è uscito il nuovo diario di Lion per la nuova stagione scolastica. L'ha annunciato, ho visto il post. Quindi Lion, visto che ci segui mandacelo perché lo utilizziamo. Cazzo, lo utilizziamo ogni mercoledì. È fondamentale per noi. Me faccio. Qualcuno c'ha Nokia, no? Più laterale, no? Tra l'altro penso gli unici utilizzatori del diario over 11.
tra l'altro lo comprammo pure proprio con carta aziendale. Oddio, là, le gag off microfono purtroppo. Detto va bene, questo. Detto questo, si ci va siamo. A letto. Ci siamo. Night time. Si va a letto. Allora, iniziamo con i lupi. Che i lupi aprano gli occhi. Allora, i lupi possono tenere gli occhi aperti in realtà, perché adesso li apre anche il boia. Ok, che tutti e tre adesso chiudano gli occhi e che apra gli occhi il playlover che ha la carta del veggente. Che chiuda gli occhi il playlover e che li apra il medium. Che chiuda gli occhi il medium e li apra il cavaliere. Ricordiamo cavaliere non cangiante. Ah, è vero, non ho chiesto il cavaliere, eh? Non cangiante, cioè non può proteggere più volte la stessa persona, ma mai se stesso. E infine il giustiziere. Livio. Perfetto, che tutti aprano gli occhi, è giorno. Io e Kidano siamo andati a prendere qualcosa. Scegliete chi è il sindaco. Il sindaco? Mi candido, ragazzi. Mi candido. Come sindaco di Riccione. Quindi abbiamo un tentativo di dittatura contro un tentativo di democrazia. Qual è la dittatura? Scusa? Indovina. Va bene, quindi si candida Rubino. Solo Rubino. Si candida Davide. E basta. Stranamente due, Gianluca, bello. No, questo bipolarismo. Mi fa pensare. Bipolarismo. Partiamo da Rubino. Che vuoi da me? Vuole da solo. Che ah, mi vuoto da solo. Ok. Sergio. Davide. Davide. Livio. Rubino, se ti sposti più a sinistra ti voto. Ah, attenzione. Attenzione. Rubino. Giusto? Rubino. Rubino. 4 voti per Rubino. Davide. Ok. Un onesto Davide Marra, che comunque non fa mai male. 4-3. Rubino. Rubino. Davide. Decide tutto Gianluca. Quindi sì? Ma io so manco che fa il sindaco. Io ah, il volo vale doppio. Ah, ok, ok. Rubino. Rubino, no. Sì. E solo Riccione con questo anche Luz. Sindaco. Riapriremo le case chiuse come primo emendamento. Ma meno male, un po' di relax. Va bene. E Rubino, relax. Sindaco di Chitanopoli. Un applauso. Un applauso e si va a letto. Buonanotte, signori. Buonanotte. Come prima cosa, che il boia apra gli occhi e mi dica se vuole provarci. Ecco, non lo so, deve dirlo al playlover. Chiuda gli occhi il boy, aprono gli occhi i lupi. Chi vogliono provare a uccidere i lupi questa notte? Chiudono gli occhi i lupi. Apra gli occhi il cavaliere. Apra gli occhi il cavaliere. Chi vuole salvare questa notte il cavaliere? Chiuda gli occhi il cavaliere. Vabbè, il medium non li deve aprire questa notte perché sono tutti vivi. Il giustiziere vuole fare la follia? Chiuda gli occhi, il giustiziere apra gli occhi per la prima volta il playlover. Chiuda gli occhi il playlover e che tutti aprano gli occhi. Questa notte c'è un cadavere ed il cadavere
è quello di Sergio. No, la prima persona che hai guardato ho detto è Calla, poi ha spostato l'attenzione, ho detto a Rubì, ma perché hai ucciso Sergio accanto a te? Cioè, te... Ah, microfono, fastidio, microfono. È la coda, possibile. È la coda, mi dà fastidio. Dopo ucciderò anche, come ti chiami? Livio. Come ti chiami? Vabbè, Livio, Livio, scusami, c'ho avuto un momento d'amnesia. Ma non sapevo, c'ho un momento di amnesia. Sì, sono quotato al Toto Morte. Quindi cavaliere, insomma, non c'è niente da fare. Dai, che dobbiamo fare? Io dai. Allora, ma Lupo, vai, le teorie di Rubino, voglio sentire. No, io non è la teoria, io dico uno a seconda dell'intuizione. Ok, vai. Te sei morto? Sergio è morto, sì. Vedi, pure c'ho avuto... Tu sei il lupo, fratello. Tu sei proprio il lupo, sei proprio il lupo, sei. Tu sei il lupo. Molto silenzioso. Chi hai votato te sei proprio il lupo. Io ho votato Davide. Va a tuo favore. Pure Davide. Perché ha ammazzato Sergio? Vabbè. Senti quell'altro sgherro là dietro. Hai capito come? Hai capito come? Che cosa? Le cazzate. No, io in questo momento non ho informazioni. Quindi, io ne ho una. Quindi non so che dire. Nel io senso, ne ho una. A pelle potrei dire due nomi, però... Vai, vai. No, dico a pelle potrei dire... E di sti nomi? Uno potrebbe essere, in base alle votazioni che ci sono state da sindaco, Gianluca... Perché ha provato a buttarla sul troll, ma in realtà penso che potrebbe starci una piccola complicità. Con Rubino, dici? Eh sì. Ma non è mai, una volta che c'è sta che sei candida lo voto, no? Noi, io e Marra, siamo spesso sindaci. Un'altra cosa è che ovviamente... Pure io ho pensato a quella solo per quello alla fine. Cioè, rendiamo Rubino sindaco, ho pensato. Sì, che mi sto sempre a candidare. Uccidere Sergio potrebbe portare, diciamo, ad allontanare la ipotesi che potrebbe essere qualcuno... Diciamo, se mi sembra una kill fatta per depistare. Nel senso, potrebbe portare, magari sapendo che ci sono stati attriti passati, potrebbe portare a pensare a me, come potrebbe portare a pensare a Livio, perché magari sono molto vicini. Quindi penso che sia stata una kill per cercare di depistare. Ma sa quante non pippe perché... mentali te fai, fratello? Ma magari è un cazzo di cane. Ma magari, penso, non lo so, magari. È questo, Rubì. La cosa che più mi ha catturato è che tu e Sergio avete dei trascorsi. Io non la so sta cosa, però io manco da un po'. Il fatto che Sergio mi vede sempre cattivo in ogni partita, a prescindere, perché nel dubbio vedremo il voto di Sergio stasera. Se c'ha qualche vibe, comunque il play lover deve raccogliere più informazioni possibili, ovviamente. Ammazza. Bella, abbiamo questa. Bisogno di questa. Beh, già ne ha una buona. Io ho pensato una cosa. Vero, Livio? Sì. Potresti essere tu il play lover. Chi lo sa? Comunque, brava, ciao, play lover. Secondo me, Gianluca è buono, se no mi avrebbe killato subito. Ho come questa impressione. Ma pensi di essere così importante? Esatto. Ma che teoria è, scusami, Livio? Perché dovrebbe killare? Ma sempre. Vabbè, ma c'era proprio preso le partite del passato, dai. Però la prima partita, capito? Cioè, non è che dici sono morto prima, quindi al volissimo Davide hai detto che avevi un'informazione. È vero, è vero. Bravo Luca. Che Livio non è il coso, sparatore, sai, è già morto in due. Ho finito il tempo, ragazzi. No, l'informazione e si vota. Io gioco regolarmente. Ma, no. E si ma cos'è questa cosa? Vali tu voti. No, in realtà c'è l'informazione, però ve la sapevo. Si vota. No, solo per un motivo, per il discorso che ha dato al boia. Però che il Playlova faccia l'incrocio giusto di informazioni. C'è un dettaglio importante che secondo me... Tipo? Ma no, non lo so perché. Pure Davide ha guardato te. Non lo so perché, però vabbè... Sembri uno che accoppia la gente. Vabbè. Io capisco che sono un bel manzo, eccetera. Però non sono sarà per quello, sicuramente. Vabbè, dai, votiamo, dai. A partire da Gianluca. Marra. Ovviamente perché ho preso la parola per ultimo. Cioè, proprio top del pensaggio assoluto. Bro. Se avessi lasciato solo l'ultima parola di Rosica, tu intanto rosica e non parla si può parlare. E non si può parlare. Io ti voto. Andiamo, diretti.
fatto. Grazie per il bentornato. Appena tutti e tutti che chiamo Valeria. Zero voti, ma Valeria. Ma che te lamenti? Siete proprio dei perdigiorno. Ema. Un voto a Ema. Gianluca. Gianluca. Ema. Quanto state? 2, 3, 1. Uno. Eccomi. Sì, infatti lascia. Voi spartitevi quello e poi. No. Voi blu. Tu ne hai uno? Davide. Ema. Grazie. Ema, 4 voti per Ema. Tocca a Rubino. La rivalità continua. Vale doppio il voto Rubino, eh? Davide. Vanno Davide e Ema al ballottaggio, 4 e 4. Prego. Davide, io ti voglio tanto bene, però penso che dovrei morire io in questo caso. Perché? Perché a gente che ti ha votato penso che non abbia capito certe cose e sono sacrificabile, quindi ormai l'ho detto, e quindi anche se rimarrei in vita il boia mi potrebbe uccidere facilmente. Non dico che di avere un ruolo tanto è inutile. No, però aspetta, scusa, ma se semplicemente più cose su di me. Allora, ascoltami un attimo, se sei veramente dalla nostra, dammi qualche informazione a sto punto, poi facciamo decidere loro. Se dici no, però dico, se parli del boia significa che è un ruolo, no? Quindi non sei un villico. Io sono sacrificabile, non so. Vabbè, puoi rispondere se non dici il ruolo, no? Tanto l'hai già detto indirettamente, no? Per capire una cosa, perché sennò non mi torna una questione. Vabbè, non mi vuoi rispondere, ok. Vabbè. Che devo dire? Nulla. Cioè, Gianluca mi ha votato a cazzo di cane, a parte credo sia cattivo. Tra i tanti, semplicemente sono stato l'ultimo a parlare. Chi mi ha votato poi? Non Sergio. Sergio non mi ha votato, vero? No. Livio forse mi ha votato? Livio mi ha votato perché stava uno, ci può stare. E Rubino potrebbe stare scuola con Gianluca in realtà. Credo proprio di sì. Perché ha confermato il suo voto, poi con doppio voto, quindi... Ah, il discorso di Rubino è particolare, perché avendo doppio voto poteva comunque mandare me che ora ho 2 voti. Per levarsi un dubbio avrebbe messo qualcun altro. Comunque è sempre meglio fare un ballottaggio più ampio nei primi turni per ottenere più informazioni. Il fatto che lui non l'abbia fatto mi fa pensare che abbia delle informazioni in più in quanto cattivo. Questo penso. Io penso che tu sia buono, quindi di conseguenza non voglio stare a dibattere e litigare inutilmente. No, ma sei d'accordo con me sul discorso di Rubino? Tanto adesso io non ho molto interesse, se non a dare più informazioni possibili. Io sono d'accordo che c'è qualcosa che non va, soprattutto chi ha votato te, perché da come stavi parlando prima penso che si è capito che eravamo da parte dei buoni, quindi l'accanimento su di me con 4 voti, uno posso capire che è stato diciamo per i picca, altri 3 comincio a pensare che potrebbe stare tutti nella stessa squadra. Sì, può essere pure a caso, anche i miei, cioè in realtà Gianluca può essere sia cattivo che trolling. Livio semplicemente aveva dubbi, ma ha buttato una mischia. Rubino non me lo spiego, ripeto, perché se avessi avuto il voto normale, ok, col doppio voto ne mandi un altro nel dubbio, dai. Non ha informazioni, a meno che non sia cattivo lui sia il veggente, ma a parte non c'è il veggente, quindi no, cazzata epocale. Detto questo, quindi mi sembra veramente strano quello e mi fa pensare che sia cattivo oppure che l'abbia fatto così a caso. Anche perché dai voti potevamo benissimo andare in 3 e ci hanno mandato in 2 invece. Appunto, quindi, senza contare che io tra le righe ho detto, non puoi rispondere Rubi, tra le righe ho detto anche più o meno una cosa e forse qualcuno ha capito il mio ruolo, però vabbè dai. Difendete Marra, si perché. Vota a partire da Rubino. Ema. 2 voti per Ema. Livio. Marra. Valeria. Ema. Marra. 3-2. Ema. 4-2. Ema. 5-2. Ema. Muore Ema.
Si va a letto. Per prima cosa, il boia apra gli occhi e mi dica se vuole tirare il colpo. Chiuda gli occhi il boia, aprono gli occhi i lupi. Chi vogliono uccidere questa notte i lupi? Chiudano gli occhi i lupi, apra gli occhi il cavaliere. Chiuda gli occhi il cavaliere, apra gli occhi il medium. Chiuda gli occhi il medium, apra gli occhi il giustiziere. Dica se vuole sparare questa notte. Chiuda gli occhi il giustiziere, apra gli occhi il playlover. Mi indichi. Chiuda gli occhi il playlover. Aprite tutti gli occhi. Questa notte un altro cadavere si erge dinanzi a voi. Questa volta è quello di Dexter. Allora, ho varie considerazioni. Simone credo sia buono perché ha pensato molto tra me ed Ema e mi sembrava realmente dubbioso. Simone, se ha un sospetto su di me, ci va full. Quindi il fatto che non abbia certezze mi fa pensare che non sia cattivo. Io voglio chiedere a Livio come mai Rubino ha cambiato voto su di me. Quindi in realtà... Sì, perché io volevo mandare Ema. In realtà volevo sentire che diceva in due. Allora, ma infatti non è che ti ho detto. No, cioè, no, io ma ho detto solo avrei mandato un altro in più. Però ma io ti dico, io ho due sospetti. Avevo due sospetti. Uno eri te e uno è Ema. Ma certo, io già ci stavo dentro. Se mandavi un altro, eravamo in tre, capito? Non avevo vabbè, vabbè, magari ci hai pensato, dai. Livio, come mai hai votato due volte? Allora, ragazzi, addio. Ok, sei il playlover. Io sono il playlover. Lo sapevo, lo sapevo. Ah, ho capito perché allora, Livio mi ha visto in squadra con qualcuno. Io ho visto te e Rubino in due squadre diverse. Rubino è cattivo. Non credo, poi ho visto te non credo. E Gianluca siete nella stessa squadra. Allora, quindi, Gianluca, Gianluca è buono. È cattivo Rubino. Gianluca quindi, è buono. Sì, io sono il cattivo è perché cattivo Rubino. Forza Rubino. Oppure no, io pensavo che era Marra fino a due secondi fa. E sono due cattivi. Però no. Vedi, io però il problema è che io ti avevo visto in squadra diversa. Sei buono allora. Lui non ti ha contestato per niente. Io ho detto lui è il boia. Davide. Sì, io ho detto all'inizio lui è il boia. Non ho capito. Tu inizialmente hai visto me ed Ema? No, io ho visto te e la prima notte sì. E siamo e diverse. Io e Gianluca siete nella stessa squadra al ballottaggio che c'è Ema, che non mi ha contestato. Anzi ha detto sono sacrificabile. Infatti mi ha fatto strano però... E io l'ho detto, lui è il boia e lui è il lupo. Dal mio punto di vista. Quindi ho detto se devo seccare qualcuno. Posso dire una cosa? Potrebbe essere buono Ema. Magari capito, cioè realmente io questo è morto da villaggio. Ma infatti allora, secondo me stava parlando Davide, nell'interesse del villaggio. Quindi allora, Ema secondo me è buono. C'è una persona che lo sa. Il medium, cioè il medium sa. Ah, certo, giusto. Se lui era buono o cattivo. Io una cosa però non mi torna tantissimo, no? Cioè te e Luca avete votato Marra ora, no? Te poi stanotte hai guardato e quindi ti sei levato il dubbio. Ma Luca è morto di notte e ha votato Marra. Perché aveva votato Marra? Buono non sa chi sono gli attivi. Quindi in realtà è buono che abbia votato Marra. Non sarà fidato. Comunque sì, Ema pure era buono sicuramente. Allora, se il medium mi dice se è vivo, perché a sto punto si può rivelare per quanto mi riguarda, che Ema è buono... Io confido che Marra sia buono. Se mi dice che è cattivo, ho qualche dubbio su. Lo è al 100%, però... Davide. E te lo dice uno che gli ha dato contro fino a questo punto. In ogni caso, sono buono. In ogni caso, sono buono per Livio, forza. Io, sì. Sapendo io il mio ruolo e col fatto che hai visto pure come ho giocato e a Vibes gli ho dato contro a Marra, ha dato contro a me subito. Ti dico assolutamente che è Rubino tra i due. Okay. Aspetta, okay. Ragazzi, informazione importante. Non l'hanno sentito. Ho detto Ema era buono, non aggiungo altro. Ok, abbiamo capito, perfetto. Okay, e allora rimane Simone e Valeria.
Allora, un attimo, finisco la, tra gli altri dunque, attivi. Quindi scusate, Sergio, no scusate, ma c'è Boy e due lupi. Boy e due lupi, Sam è buono. Anche il Boy viene visto cattivo. Sam è buono, Rubino è cattivo. Sergio è morto di notte. Sì. Però si vedono Valeria Boia Lupi. E il lupo, quindi non l'hanno ucciso i lupi, a meno che non abbia sparato il giustiziere protetto, quindi no. Quindi secondo me il medium ce l'abbiamo, forse è rimasta Valeria, Simone e Rubino. Però boh. Ah, forse Simone è il boia, per questo non aveva informazioni su me. Voi ci credete? Simone al boia forse. Voi ci credete a Ivan Veggente, medium? E se qualcuno lo vota? Contestatelo. Io credo che Simone sia il boia perché quei sospetti che non aveva su me, perché lui non ha informazioni in quanto buono. È vero, in quanto buono. Cioè, in quanto non lupo, scusami. Però se è visto coi lupi il boia. Faccio fatica a parlare del ruolo proprio perché c'è il boia. Quindi... lo so, però già sono usciti. Ma tanto cioè, già almeno sono usciti è uscito tutti, un sì. Ruolo confermato e un altro ruolo confermato lo tiro fuori io, sono il giustiziere. Sono io il medium. Allora dobbiamo. Allora, Ivan e Rubino. Ivan sta mentendo palesemente. Ivan e Rubino. No, vabbè, facciamo. Votateci, andiamo al ballottaggio. No, 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 aspetta, sì. Tu... Io non capisco. Io sono stato il primo a dirlo, che... mo è arrivato Simone. No, me l'ha dovuto dire Gianluca. Ivan ha appena detto che è il medium. Ho detto e cosa. Che cosa hai visto? Allora, io allora, ho sempre votato Davide, non me ne frega un cazzo, sono il medium. Che cosa credi più tra i due? Che cosa hai visto di notte? E allora, Gianluca, però è buono confermato. Sì, sì. Sto a squadra con Davide. Il medium deve vedere i morti. No, dico prima, comunque ho sempre votato Davide, l'ho salvato e l'ho, e l'ho votato sindaco anche prima. Ah, io vorrei, okay. Che cosa hai visto tu? Sono tutti buoni morti. Stai fegando. A parte che hai visto una notte. Hai visto solo una persona. No. Dai fegato, dai. Sì. No, non sto fegando, ragazzi. Andiamo al plurale, Simone. Poi so, hai detto non ti andare. Ma come cazzo gioca di me? Ma fatta la fanculo. L'ha detto non ti andare di un bambino. È bellissimo. Sembrava buonissimo. Sono tutti buoni. E si vota a partire da Rubino. Io voto l'immortale Simone. Uccidiamoci. Pessimo. Prego, Rubino, pessimo. David Gian Rubino. Rubino 2-2. Rubino 3-2. Ivan 3-2-1. Simone. Scusate, Rubino stavamo. Avete detto 3-3. 3 Rubino, 3 Simone. Ma. Rubino. Quanto sei? 4-3. Livio. No, ce n'ha uno Ivan pure. No, sì, 4-3-1-1. Uno Ivan, uno Livio. Emma. Dexter. Dexter è morto. Ah, scusa. E avanzavo, ok. E Simone. Ballottaggio Simone Rubino, prego. Discorrete. Sono una brava persona. Perché mi hai votato, Rubino? Perché mi hai votato? Perché tu sei una pippa, te lo giuro. Giochi da 70 anni a sto gioco. È uguale, votateci. Anche se sono una brava persona, fatemi durare un turno in più. Ok. Va bene, votate. Accetto il non in grado da parte di Rubino. Okay. È Dudu, questo è il karma. Anzi, votate me. Dudubbi. Davide? Rubino. Ivan? Rubino. Valeria? Rubino. Rubino, 3 voti. Rubino. Rubino, 4 voti. Muore Rubino! E si va a letto! Allora, cominciamo con il boia. Vuole. Chiudo gli occhi il boia. Apra gli occhi. I lupi. Chiudano gli occhi i lupi. Apra gli occhi il cavaliere. Chiuda gli occhi il cavaliere.
Apra gli occhi il medium. Chiuda gli occhi il medium. Apra gli occhi il giustiziere. Chiuda gli occhi il giustiziere. Apra gli occhi il play lover. Chiuda gli occhi il play lover e che tutti aprano gli occhi. Questa notte non c'è un cadavere. Allora, ce ne sono due. Ok. Ce ne sono due. Uno so io. Ce ne sono due, uno è Marra. Ovviamente. E l'altro è Dudubbi. Prego. E la partita continua, quindi l'altro cattivo è sicuramente Ivan, perché è stato votato da Dexter. Quindi scusate, sai, io... che il vero medium in realtà era Luca, no, morto io, di giorno. Io mi dispiace, la partita è finita, però voglio capire non una cosa. Non è finita la partita. Non è finita. No. È finita la partita, però io no, regà, veramente non c'è Simone, che cazzo fai? Ma Morello. Ma che cazzo vuoi? Sì. Cioè, tu sei quello che dici stiamo a giocare al Lupus, te pia male per Lupus e mo mi sta a far pezzo a me per una cosa che ho fatto al Lupus. Secondo me invece aveva senso comunque. Però non va. Andiamo avanti. Vabbè, continuo, posso ripetere quello che ho detto? Non credo. Non ho ancora capito, ragazzi. Ho iniziato una ringa e penso che si sia conclusa. Mi pare che hai tutto. Sono pure il cavaliere, che volete. E ho protetto per tre volte Livio. Va bene. Detto questo, Andrea, andiamo ai voti. Sto in squadra con Marra. Sto contro Rubino. A partire da David John, sì. Mr. Flame. Sono d'accordo. Ivan Griego. Mr. Flame. No, due voti a Gianluca, uno a Ivan. Vai, prego Valeria. Ivan. 2-2. 3 a 2 per Mister Gianluca Flame. 4 a 2 per Gianluca. Mister Flame ormai è proprio desueto. No vabbè, Ivan Griego, per l'amor di Dio. Ivan Griego, 4 a 3. Simone. Mister Flame. 5 a 3. Lo sapevo, giocava per i buoni. Buono Simone. Vabbè, Ivan. Ivan Griego. Mister Flame. Mister Flame. Ballottaggi Ivan Griego, Mr. Flame. Gianluca, sono il play lover. No, però veramente Simone, non ti arrabbiare. Ma però Simone è morto, sei scaldato. Simone è morto. E io non ho capito la giocata di Simone. Dai, raga, è finita. Potevi la partita. Voglio la partita, solo capire la giocata di Simone. Per tutti ti sei dimostrato tu, in quanto lupo, peraltro. Ma veramente io ho fatto la giocata. Se riusciva la combo adesso. Puoi tra comunque me e Simone... dire che l'ho fatta io la fakeata, no? Puoi mantenere il fatto che sei medium. Ma cosa stai facendo tu? No, non ho capito. Dai. Puoi dire, c'è tutto sta Dio, veramente. Una biscoletta, vai. No, tu adesso cosa hai fatto? Ho fakeato il ruolo. Va bene, che sei tu, no? E vincono i villici, no, discutiamo su questa cosa. Ma adesso di notte perché non hai... I microfoni! No, ho sbagliato. Allora, ruoli, ruoli. Olivio, lei che sapevamo no, i ruoli. Stanotte ho sbagliato. Io stavo parlando di stanotte, esatto, io non ho capito esatto. Perché lui con il boia, sapendo che lui è il play lover, lei è la giustiziere, perché è morto solo Davide che l'ho votato io, doveva morire un'altra persona. Sono morto questo io sto perché dicendo. Ho sbagliato. Ah, ok. Ho sbagliato a giocare da dicendo. Boia. Sì, no, è vero. Scusate, non è che sono matto. Simone doveva uccidere Livio. Simone poteva uccidere Livio. Io ho ucciso Marra. E poi sa, giocavamo io e Simone ancora in vita, capito? No, però Simone è morto due volte. Simone è morto perché ha sbagliato il boia e perché l'hai ammazzato te. Quindi Simone è mortissimo. Sarei morto comunque. Ah, ok, sì, però Simone sarebbe morto comunque. È mortissimo. L'unica cosa è che poteva uccidere Livio prima di morire.
Però il fatto è che Gianluca aveva capito comunque la cosa, l'indizio che aveva. Poteva uccidere adesso. Livio, e a quel punto rimanevamo io, Rubino. No, non no, era finita. È morto. Rimanevate te, Valeria, io, e, Valeria Gianluca. E Gianluca. Sì, vabbè, era finita comunque. Era finita comunque. Allora, i ruoli. Hai fatto te, i ruoli. Tu sei uscito fecando il medium su di me, che ero già confermato buono. In questo modo tu sei uscito inutilmente, perché vabbè, ti sei già confermato buono. Secondo me è un voto di un morto, capito? Medium è quella dei roleplay. Il medium è il medium, il sì, però già la partita all'inizio era un po' compromessa, secondo me Rubino si era fatto un po' sgamaggiata allora, subito, però vabbè. No, vabbè, ma in realtà la svolta è che Livio ha indicato Gianluca. Beh, e Marra, sì. Perché se avessi indicato Gianluca e Rubino e gli avessi detto no, allora sarebbe stato più complicato. Sì, gli ha detto bene a... Sì, sì. Un applauso a Livio, dai! Bravo Livio! Vero Goat! Allora, i lupi erano Ivan e Rubino. Comunque, non ho sbagliato, perché Marra era convintissimo che io fossi buono. Ivan, no, e Rubino, i lupi. Gli errori sono stati da parte di tutti. Però per me il primo a sbagliare è Rubino, devo dirti la verità. Vabbè, però che deve fare Rubino? Rubino? È colpa di Rubino. Rubino era messo in mezzo da Livio. Come faceva? Questo gli ha detto bucio di culo, cioè è colpa mia. No, ma e voi? Ma quale bucio de culo? Io indico i due che si sono candidati, mi pare ovvia come cosa. Ma c'ho molte... che faceva il sindaco, mi ricordavo. Vorrei essere sindaco per la seconda volta. E vorrei mantenere la mia carica. Il playlover era Livio, medium Dexter, cavaliere Gianluca, giustiziere Valeria. Bene, allora adesso io in realtà ho anche un altro ruolo nuovo, però non so se vogliamo andare così gridi. Va bene, che ruolo? Va bene. Allora, questo invece l'ho letto sotto ai commenti di YouTube, perché io li spulcio, poi tante sono cazzate, però invece ce ne sono alcuni che sono buoni. Ed è il becchino. Meliador vi legge, ragazze, quindi commentate. Un bel becchino. Sì. Se vuoi. Che fa? Allora, che il, fa becchino? Il becchino è un ruolo che gioca con i buoni, che si attiva una volta a partita. Una volta a partita lui può chiedere, quando si sveglia la notte, al master un ruolo. Cioè lui mi dice, che ne so, veggente. Scusami, come si chiama? Bello il becchino. E lui mi dice un ruolo, ok? Che ovviamente deve essere un ruolo di quelli speciali, quindi non villi con lupi. Io gli rispondo sì se è ancora vivo, no se è morto. Quindi lui, durante la partita, avrà l'informazione se un ruolo è ancora vivo o meno. Dovrà scegliere... Quindi solo speciali, no i lupi. No, l'aiutante dei lupi sì. Tipo, che ne so, sì, boia, sì, boia, sì. Cioè, non mi mazza, può dire... bello. Non mi può... Ci sì, sta, carino, dai, carino. Ci sta. Un bel becchino. Un bel becchino, medium, si può dire. Al posto del minimo. 30 euro. È interessante perché se scegli bene il ruolo puoi sgamare qualcuno che fega. Oppure... dipende. Perché tu non sai col medium quali ruoli sono ancora in campo. Bel becchino. Perché poi che diventa bocchino solo se il ruolo va a Livio, praticamente. Diventa un bocchino. Sa a Rubì. Puoi chiedere se il ruolo è realmente vivo. Ma cazzi vostri, decidete voi. Bella coda. Allora io propongo un Sergio sindaco, perché è stato ucciso subito. Ancora prima proposto di dare le carte. Sì, da sì. Altri. Senza bene, vedere le carte, perché sennò sarei influenzato dalle squadre, così sono palese. Grazie, sì. Panino Salato. Quindi la carta del medium e il becchino. Grazie del mille per le tantissime sub, ragazzi. L'indemonia del boia. Dai, va che stiamo a 45. Spingete verso i 100, così finisce questa partita e riniziamo subito. Ma te ne segni all'altro sub? Giuste. Stiamo a 7720 sub, raga. Grazie, Sara. Sei una fregna. Davvero? Ho detto sei una fregna, Rubino. Vabbè, no? Beh, si chiama Sara Sosì, quindi Sara Sosì, è una fan tua, Rubì. Ma... manda un bacetto a Sara. Ma io amo solo la Nassi. Ok, c'è anche la Nassi lì, infatti. Ah, ecco, che ha appena messo un cuore. Un cuore, grazie Sturnio. Io mi candido come nuovo sindaco. Subito. Grazie Sturlo Drillo. E dai, dai, e verso sì 8000 jab. Ma il playover cosa fa? L'abbiamo spiegato prima, ma non è in questi ruoli adesso. Allora, no, c'è ah, l'hai rimesso di nuovo? Sì, sì, allora, sì, lo sì, rispieghiamo. Sì. Il playover, magari ti sei connesso adesso, anche qualcun altro. Il playover di notte indica due persone. Il master dice al playover sì
se sono nello stesso reggimento? No, se sono in squadre opposte. Ma il becchino che carta? È medium. Ah, il becchino c'ha il medium. Poi le altre sono uguali. Il cavaliere resta. Il cavaliere resta uguale. Sì, sì. L'altro è uguale. Grazie, boia, rimastone. Il boia con l'indemoniato. E la carta del veggente è il peso. Altre carte qua. Volevamo la chat. Ok. Ah, ecco, raga. Lì, dammi, passami la carta di Ivan. Perfetto. Allora. È notte. Noppi. Noppi. Noppi, noppi. Brava. Che storia. Allora, che aprono gli occhi i lupi. I lupi possono tenere gli occhi aperti, perché deve aprire gli occhi il boia. Che chiudano tutti quanti gli occhi e che apra gli occhi il play lover. Che chiuda gli occhi il play lover e che li apra il becchino con la carta del medium. Che chiuda gli occhi il becchino e che li apra il cavaliere. Che chiuda gli occhi il cavaliere e che li apra il giustiziere. Bene, che tutti chiudano gli occhi perché poi li devono aprire. È giorno. Ragazzi, chi è il sindaco di Vicanopoli? Mi candido come sindaco e candido assieme a me Sergio. Dai, no, candido. Me la collo. Quattro candidati. Cinque candidati. Miseria, qui è una lotta a pentapartito. Mamma mia, oh, cioè, il bipolarismo della scorsa stagione è andato a farsi friggere. Va bene. E cominciamo a votare questa volta da Gianluca. Me stesso. Ema. Sergio. 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 Attenzione, è in streak. Sergio. 4 per Sergio. Gianluca. Serge. 5 a 2. Sergio. Sergio, 6 a 2. Sergio. Sergio, 7 a 2. Direi ci può stare, no? Mr. Flame. Mr. Flame. 7 a 3, 7 a 3. Tu vai all'opposizione comunque. Sergio è il sindaco di Chitanopoli. Applausi, applausi. Assolutamente, assolutamente. Vorrà vendicare il suo fratello morto la scorsa estate. Bene, possiate andare a dormire pure. E che il boia per primo apra gli occhi e mi dica se vuole fare le sfolì. Chiuda gli occhi il boia, aprono gli occhi i lupi. Chiudano gli occhi i lupi e che li apra il cavaliere. Chiuda gli occhi il cavaliere, apra gli occhi il giustiziere. Giustiziere vuole fare la follia? Chiuda gli occhi il giustiziere. Apra gli occhi il becchino. Ricordo che il becchino può usare il suo potere una volta a partita. Chiuda gli occhi il becchino. Apra gli occhi il play lover. Chiuda gli occhi il play lover. Aprono tutti gli occhi. Questa notte il morto c'è. C'è scappato il morto ed è l'ex play lover, Lipio Mironi. Ai ai ai.
Il becchino quindi può usare solo per un solo turno. Ma anche il medium? E io pure pensavo sempre, ho detto, vabbè, forza. No, sempre, se no sai tutti i turni di cosa quindi muore. Solo in una condizione forte. Di dubbio, di forte dubbio. Sì. Ah, è vero, perché a ogni morte. No, sarebbe troppo forte, esatto. In effetti. Però sì. Pensavo fosse come il veggente, però in effetti sarebbe stato un P. No, no, giusto. Devi scegliere saggiamente quando. È giusto, commentare. È giusto. Vabbè, è importante per soprattutto tipo che ne so, sul boia. Se giochi la carta, così magari sai se il turno dopo puoi rivelare i ruoli. Ok, ok. È morto Livio. Vabbè, ovviamente i sospetti vanno subito su, Ivan su Gianluca o Ivan, però. Mi sembra anche facile così. Cioè, non ho capito. No, dico, è morto Livio, i sospetti vanno su Gianluca e Ivan, però mi sembra un po' palese. Perché? Beh, la scorsa live mi sembra tipo menati. Ah. No, no, no. No. Io non ci sto, quindi. Esatto. Rubino un po' sus. È sospetto. Taciturno, Rubino. Rubino è sospetto, quindi se muoio di notte, ragazzi. Ma io sono assolutamente un buon villico. E dicevo, Sergio, tu sei il sindaco, giusto? Ti senti una persona buona? Perfetto, è il lupo. Questo è ragionamento logico. È ragionamento logico. Lo vedo un po'. Rubino. Sono un po' agitato. Sarà agitato? No. Devo dire che gli apprezzo uno. Rubino, ti posso fare solo una domanda? Secondo te chi è il più safe a Vibes? Secondo te, eh? Se puoi salvare solo una persona proprio. Non Livio. Quindi è morto. A Vibes Simone è uno stronzo, quindi no. Io a prescindere. A Vibes. Ma pure più di uno, eh. Qualcuno che dici no, secondo me non è. Marra lo vedo distratto, quindi secondo me sta architettando. Sta architettando. Valeria. Mi sto chittando la serata. Valeria. Valeria, Valeria. Secondo me non Valeria solo perché è donna. Sì. Donna. Secondo te, Sergio, invece chi è quello più safe? La persona più safe? Pure più di uno, che ne so, se hai avuto qualche vibe. Persona più safe. Allora, mi sento quasi costretto a dire Emma perché mi ha votato sindaco. E questo pone fine. No, va bene, però lui è l'unica persona a cui avrei detto mi voteranno tutti tranne uno, ok? Quindi date le nostre sempre precedenti, no? Visto che si parla dei nostri precedenti. Emma che mi vota sindaco vuol dire che ci crede. Oppure sta cercando di abbindolarmi in qualche modo. Beh, io farei questa domanda a tutti comunque. Però non hai detto chi è safe a parte Ema. Solo Ema per te è safe. Me ne avete chiesto uno. Non so. Te ne chiedo un altro. Se vuoi vuoi. Io posso dire una cosa intanto. Vai. Ho solo una sensazione per adesso. Per adesso io credo. Non so perché dentro la testa mia ho detto Simone è buono. Ma da questa sensazione. Uno che mi sta puzzando un po' è Marra. E l'altro potrebbe essere di nuovo Ivan. Per adesso. Basta. E Rubino. Ma scusate, so, ma come funziona? Ma che c'avete i poteri psichedelici? Nel senso che lui mi sembra buono. Vabbè, cioè, toccate una persona e dire buono e cattivo. Ma che vuol dire sensazioni? Dove è la scienza? I dati? Non esiste. Quali sono ste cazzate delle sensazioni? Mannaggia. Ok. Va bene, vediamo. Io sono buono. Ok, e per te chi è più safe? Il più safe. Per me nessuno è safe, molto semplicemente. Forse Marra, proprio perché è distratto. Potrebbe non avere un ruolo. Dove è la scienza dietro questa cosa? Perché è distratto. Ah, ok, scusa. Giusta risposta. Quindi sta tipo ragionando, secondo te. Quindi. Per te chi è il più safe? Per me? Ma... Ema è super super safe, secondo me. Va bene. Per me secondo la mia scienza empirica. Ok. Per me il più safe è Simone. Per me è Gianluca, pure perché è il primo che ha iniziato sta cosa, secondo me. È trendsetter, Gianluca. Sì. Pure a te te vedo safe. Ivan no. E Davide sì.
onestamente. Va bene. Vabbè, io se manderei, che ne so, un Rubino Ivan goliardico come i rubi di prima. No, scusate, fermi. Buono. Io quale, sono cioè, buono non senso volta. Veramente questa cosa. Io ce vado, però è stata buttata un'occasione. Io non dico altro. State perdendo un turno e questo potrebbe farmi pensare che tu non sei buono se insisti su di me. No, te lo dico subito. Io poi svelo il ruolo e te mando al patibolo. Io sono indeciso. Però no, non farmi capito. Cioè, no, stiamo, no, giochiamo un attimo seri. Non giochiamo ai vibes a cazzo di cane. Giochiamo seri. Al momento non ci sono informazioni. Si vota a partire da Rubino. Allora, siccome non ci sono informazioni, come dice giusto Ivan, io voterei Ivan Grieco. Voto per Ivan. Siccome ci dà questa ottima info. No, io ho il mio voto, che è Gianluca. Dai, Gianluca. Ok, vabbè, dirò solo Gianluca, no. Vabbè, dai. Un voto per Gianluca. Doppio voto. Ha due voti per Gianluca. Era quello il mio unico dubbio. Non sono abituato ad avere tutto questo grandi potere. Grandi poteri, grandi responsabilità. Sottovalutato Spider-Man. Sergio. Ivan. Sergio. Simone. Sergio 2, Gianluca 2, Rubino 1. Che uno? No, 0-0 Rubino. Ah, nessuno ha voluto Rubino. Scusa, stavo a pensare al mio. Sergio. Sergio. Simone. Ivan. Marra. Allora, attualmente vanno Sergio e Ivan al ballottaggio. Siamo 3-3-2. E tu non puoi fare nulla a parte votarti da solo. Vabbè, allora Sergio. Ok. Al ballottaggio Sergio e Ivan, prego. Che palle. Cioè, com'è? Mi avete costretto a rivelare subito il ruolo. Senza motivo mi avete mandato in questo ballottaggio e ve lo meriterete. Ve lo meriterete di perdere buoni. Io al primo turno. Io non credo ho sia protetto Sergio, sono il cavaliere, andate a fanculo. Basta, ho rosicato. Ah, vediamo Sergio. Bravo Ivan, votiamo Sergio. Io preferisco non fare dichiarazioni, che di base mi rende un più papabile sopravvissuto qui dentro. Ok, votiamo Sergio. Va bene, questo è tutto. Si vota questa volta a partire da Gianluca. Sergio. Ivan. Sergio. Dexter. Ah no, Dexter è morto. No, sei vivo. Sergio. Sergio. Muore Sergio. Si va a letto. Che apra gli occhi il boia. Il boia vuole fare la boiata. Che chiuda gli occhi il boia. Che aprano gli occhi i lupi. Vogliono uccidere questa notte i lupi. Che chiudano gli occhi i lupi, che apra gli occhi il cavaliere. Chi vuole salvare questa notte il cavaliere? Che chiuda gli occhi il cavaliere, che li apra il giustiziere. Giustiziere vuole giustiziare qualcuno? Gold Roger? Che chiuda gli occhi il giustiziere, che li apra il becchino. Che chiuda gli occhi il becchino, che li apra il play lover.
Che chiuda gli occhi il playlover e che tutti aprano gli occhi. Questa notte sono morte due persone. Due amici. Due vicini di casa. Marra e Ivan. Vabbè, il boia ha fatto quello che doveva fare ammazzando il vero cavaliere. Quindi, sì, Ivan. Fortuna ha voluto... Allora, o era il boia Ivan? Non credo. Allora, io ho visto la prima notte se stavano in squadra insieme Sergio e Rubino. Ok. E mi è stato detto no. No. Ok, vabbè, Sergio si era... E ho puntato Rubino. Però adesso io ho chiesto di Ivan e Rubino. E mi è stato detto di sì. Quindi... E allora Ivan era il cavaliere, Rubino è sì, buono. Sì, Rubino sì è penso buono, che Rubino sia buono e anche Sergio. Ivan era il cavaliere. È buono straconfermatissimo. Cioè, è Rubino. Inizialmente pensavo più che era Sergio buono. Per quello ho dato un po' contro a Rubino. Vabbè, o un colpo farlocco del giustiziere. Quindi sono due le cose. O Ivan era boia. No, 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 penso che Ivan sia buono. E c'è sta Rubino che è lupo. No, o no, 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 è no. Safe. O sono entrambi buoni ed era Gianluca, tu morirai per forza stanotte. Io perché, se, almeno che non prendiamo il boia. Ma c'è sta il cavaliere pure. No, il cavaliere difende dal boia? Secondo me il boia ormai. Il ormai ha sparato il boia, raga, sono morte due. Il boia due non può fare niente. Vediamo Ivan e il cavaliere. Se crediamo sì, Ivan. Ma no, ormai il boia ha fatto. Metti quindi a me può fare il boia può fare solo una. Sì, chiedo al master. Una volta solo. A me ah, okay, può salvare okay, il cavaliere. Ok, sì, sì, sì. Io vorrei dire sì, una cosa. Non è che è così fantascientifico. Durante le essendo che Ivan è morto, lo posso dire? Sì. Durante le votazioni ho votato Ivan per un motivo molto semplice. Per fare in modo che se il boia mi indica a me pensando che io stessi a smentire Ivan come cavaliere, moriva. Perché ovviamente non è il mio ruolo. È stata una giocata che ho fatto apposta, perché tanto ho detto, uno vota prima lui Rubino. Ma perché sei il boia, dici? No, 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 no. Io ti chiedo una cosa. Ho fatto una cosa molto semplice. Ho fegato durante le votazioni di votare Ivan, che si è dichiarato cavaliere, perché tanto sapevo che sarebbe rimasto in vita nelle votazioni e avrebbero votato tutti dall'altra parte. E ho fatto apposta per far intendere al boia che in realtà io stessi smentendo Ivan, fingendo il cavaliere, per fare in modo che stasera lui sparasse a botta sicura su di me e moriva. E non ha funzionato. Posso dire una cosa, Rea? Tu sì, fino sì, adesso no, mi parevi Ermago quello là di Harry Potter, come si chiama? Però Silente. Potresti esserti inventato tutto silente per coprire adesso il fatto che sei il boia. Vabbè, no, aspetta, Simo, tu eri Silente. Però, a un certo punto adesso, perché è morto Ivan, ti autogiustifichi dicendo esatto, per me è stata... Ma chi è stata la mossa? Ti stai cacando sotto. Io ti voto. Ti stai cacando sotto. No, in realtà è molto semplice attaccarmi perché in questo momento, visto che i cattivi stanno vincendo, stanno a cercare una vittima sacrificata e stanno vedendo questo in me. Quindi in realtà tu e Simone che state facendo questa cosa mi fa pensare che Simone sia il boia, oppure che Simone pure ha dato Ivan. Aspetta, o Simone sia il boia o Mara si è suicidato perché Mara mi ha puzzato fino all'inizio, quindi andando per esclusione ammazziamo Rubino. Però tra sì, Rubino sei tu, è buono sei tu, sei tu vecchio lupo, ti strappo tutti i peli. Sergio e Rubino, non so se te lo sei perso, sì. Sergio e Rubino non stanno in squadra insieme e quindi Sergio, ma guarda perché era sospetto palesemente. Vecchio lupo di mare, eccolo, guardalo, Silente fino ad ora si autogiustifica e dice che ammazzami che so buono, che so buono. Stai sbagliando. Io devo voto fino alla morte, devo quando in squadra fino con fino Ivan fin quando ma sarò non vivo in squadra con Sergio, questo è assodato al 100%. Se crediamo che Ivan fosse buono, Rubino cosa che buono, credo perché è morto di notte e poteva morire solo col sì, boia. Ivan, io ci credo che era sì, ragazzi, Ivan è buono se sta squadra con me. Reagito prima Ivan. Io non puoi da contro Rubino. Sì, c'è sta che Rubino mo te sta da contro te, però tu non puoi credere che è cattivo. Ah, sì, è cattivo. No, è cattivo. Ho sbagliato, ma lo so perso. Cattivo no, è immacolato Rubino. Credo credo che Ema sia il boia, ma per un semplice e non il lupo, ma per un semplice fatto che sta cercando di attirare la sua attenzione dal lupo. E quindi credo che ti dico di no, non è così. Credo che Ema sia il boia, non il lupo. L'ho fatto apposta. Perché ho visto che da parte di Simone ha cercato un compagno, perché lui ha votato Ivan dopo di me. Sì. Perché ha pensato, l'ha votato Ema, quindi allora Ema è il cavaliere. Perché le votazioni allora sono state
sono state. Tu hai votato Sergio, giusto? Sì, due. Ivan. Lui ha guardato me e ha fatto Ivan. Quindi a sto punto vado a pensare che Simone ha cercato un compagno. Quindi ecco perché sta dicendo che secondo me loro due. Poi lui mi ha detto sta cosa, che okay, Rubin è safe. Però a questo punto penso che Simone comunque sia cattivo. No, secondo me era palese che sarebbe uscito Sergio e ho votato Ivan per la cosa che stavo a vota Ivan per questo scazzo che abbiamo. Poi sì, è vero, il tuo voto mi ha dato un po' il permesso di votare pure io, perché tanto sapevo che sarei stato l'unico. Infatti mi ha sorpreso che l'hai votato pure tu. Ho fatto, ah, vedi. Ma se io no, io te l'ho detto. Per me, allora, fai nell'ipotesi ci sono ancora due lupi e il boia. Lupo. O stanno lì. Secondo me. Infatti a questo punto, scusate, no? Se Ivan è morto e non si poteva proteggere essendo cavaliere, è morto dai lupi. Di conseguenza Marra, che io pensavo dall'inizio che fosse cattivo, ha tentato di ammazzare qualcuno. Cioè, è più plausibile che Ivan sia stato ucciso dal boia, perché ha proprio servito sul piatto d'argento il ruolo, bastava credergli e il boia lo steccava. Però comunque, allora, secondo voi quindi Marra è morto stanotte? Sì. Dai lupi, sì. Coi lupi, sì. Però in ogni caso, in ogni visione che vedete, cioè io ovviamente essendo che so qual è la mia carta e sono buono, in ogni caso io vedo sempre l'esclusione di Simone. Allora, o tiriamo tutti fuori i ruoli adesso, che secondo me pare la cosa migliore. E in ogni caso io vedo che Simone comunque risulta cattivo fra tutti, cioè fra ogni opzione possibile vedo Simone cattivo. Ok, quali sono queste opzioni? No, di tutto quello che abbiamo discusso fino adesso, in ogni caso ti vedo comunque fuori dalla dinamica buoni, ti vedo proprio fuori da questo contesto. Ok, va bene. Dai, tra le morti e tutto si qua. Vota appena arriva Gianluca. Okay, dico solo questo, uccidere me, raga, ve lo dico tranquillamente, è un errore che stai facendo. So che ho sbagliato per quello che è stato detto prima, ma ok, quindi tu hai un ruolo? Eh? Hai un ruolo? Lo posso dire tranquillamente, tanto no, sono villico tranquillamente, non ho informazioni. Okay. Ecco, anche perché è stato l'errore, perché non avendo informazioni non posso, ho sbagliato. Però vi dico questo, apposta perché ho fatto quella giocata essendo villico. Se il boia mi indicava, mi diceva questo è un ruolo, capito? Ok. Ma Gianluca? Andai in bagno, andai in bagno. Okay. Vabbè, aspettiamo un attimo. Andai in bagno, appena torna si vuota. Te, Lu? Qualcuno vuole approfittare per dire qualcosa? Io, per me il Lupo è Valeria. Usciamo tutti i ruoli, okay. Famo così. Interessante. Usciamo tutti i ruoli. Sì, lo vorrei uscire un ruolo, non ce l'ho, sono un normalissimo villico. Villico, quindi. Tu? Io villico. Tu? Villico. Tre villici sono il quarto villico, vabbè. Chi è? Rubini, tu c'hai un ruolo? Io sono un villico verde. Così ti dico pure insomma. Quindi non sono usciti i ruoli? Cinque villici. No, non sono usciti i ruoli. Minchia, che non si è capito. No, vabbè, sto di. Il playover. Ci sono cinque villici. Qualcuno sta mentendo. Tra te, Simone. Invece io non ho, capito perché Luca mi ha attaccato. Sei un Academy, dici. Cioè, Luca mi ha attaccato dicendomi che io sono il lupo. Io ho giocato da strabuona, cioè proprio strabuona. Quindi, per quanto mi riguarda, sei tu il lupo. Cioè, sei stato molto, molto. Tocca a me. Troppo aggressivo. Si vota a partire da Gianluca questa volta. Ma te lo sei perso. Io ho detto che uccidermi è un errore. Essendo stato figlio. Nel bagno. Ma sta al bagno, ho detto. Dexter. Simone. Emma. E Davide. Emma. Emma. Valeria. Luca. Livia. Sono cagato sotto. E 3-1-2-1. Valeria. Valeria. Rubino. Rubino. Sei impazzito. Emma. Emma. Quindi vanno al ballottaggio Emma, Dexter e Valeria. Sono molto contento. Basta che non buttate fuori a me. Secondo me se buttiamo fuori Valeria abbiamo vinto la partita e basta. Secondo me se buttate fuori Luca abbiamo vinto la partita, grazie mille. Sì, sono villico. Quindi sì, se buttiamo fuori Luca abbiamo vinto la partita. Questa è la mia ringa. Io la ringa mia faccio. Non ho ricevuto un voto dei morti, a parte quello di Marra che io consideravo cattivo. Ma
Ma Ra ha votato Luca. No, apposta, ma non è mai vero che pure Ivan è morto. Come no? Io non ho ricevuto voti dai morti, solo dai vivi. Mara chi ha votato? Mara e Ivan sono morti. Simo. Scusate. Io non lo so. Io penso che sono l'unico che deve morire. Tra voi due e... Se resto vivo abbiamo vinto la partita, a prescindere se votate Emma o Valeria. Per i villici parlo, ovviamente. Perché, scusa? Perché ho un ruolo, sono il giustiziere, stasera spara a Valeria. Ma scusa, tanto muore lei. Una cosa di coppia, cosa no, di coppia. Io devo stare... E perché, non hai, e perché non hai risposto subito quando è stato chiesto di tirare fuori i ruoli, che non c'era più il boia? Mi andava di farlo. Ah. Io ti do un consiglio, non sparare su di me, sono villico, ti ripeto. Cioè vediamo, proprio vediamo stupido. Che cazzo se muore Valeria... Da romanista fidati si una vota, volta. Si vota. Grazie. A partire da Rubino. Essendo che lo conosco da tanti anni ormai, voto Valeria. Livio è morto. E Simone. Siamo gli unici che votano. E votate te e vota Gianluca. Luca. Gianluca. Decidi tu, o fai far ballottaggio oppure ammazzi uno dei loro due. Ma si rivota a partire da Gianluca. Ah, non riparlo. Ah, boh, se volete se, dire se altro. Se volete aggiungere qualcosa. Io ho la pistola in canna, per cui voglio sparare. Tanto non serve che io aggiungo. Valeria morì, secondo me dovrebbe morire. Simone ha chiesto quanti siamo. Apposta è che sperava che erano in due per mandare il loop per vincere, essendo boia. Quindi Luca sparerà a Simone, tu uccidi Valeria, capace che vinciamo già, perché se Valeria è l'unico lupo finisce la partita, perché Simone è boia. Questa giocata da buono mi è piaciuta, se tu ovviamente sei giustiziero a questo punto, bisogna avere fiducia in qualcuno, segui una linea. Si vota a partire da Gianluca. Dexter. Rubino? Che cazzo fate? Dexter. Muore Dexter e si va a letto. Si va a letto. Che apra gli occhi il boia. Vuole boiare? Che chiuda gli occhi il boia e che li apra i lupi. Chiudano gli occhi i lupi. Apra gli occhi il cavaliere. Vuoi salvare il cavaliere? Chiuda gli occhi il cavaliere. Che apra gli occhi il giustiziere. Il giustiziere giustizierà? Che chiuda gli occhi il giustiziere. Che apra gli occhi il becchino. Che chiuda gli occhi il becchino, che apra gli occhi il playlover. Chiuda gli occhi il playlover e che tutti aprano gli occhi. Questa notte, forse a causa di un cliente insoddisfatto, il playlover ci abbandona. Prego. Hai sparato? Ah no, è morto, è vero. No, chi siamo rimasti? Siete rimasti Rubino, Emma, Valeria. Per me è Emma. E Simone.
Pure io sono vivo. Scusate, avete ragione, pure siamo vivo. Tra di noi è Emma. Io l'ho detto per la, durante hai detto tante di quelle cose. Simone è boia, Valeria è l'altro lupo. Fine. Io sono troia. Ah, tu sei buono. Sì, io sono buono, infatti. Posto. Dammi un motivo perché non sia così. Io? Che hai detto, scusa? Che sei boia. Okay. Secondo te no, sono villico. Secondo me sei tu il boia e stai coprendo questa cosa dall'inizio, da quando hai detto quella cosa, la mossa che dovevi fare, mettendo in mezzo il boia. No, e se sono molto sacrificabile, non ho un ruolo, provo a fare una giocata per fare in modo che un cattivo muoia. Cosa c'è di sbagliato in questo concetto? Nulla, però sei il lupo. E il boia anche. Ah, io da lupo, non avendo nessun tipo di persone che mi abbiano votato altre cose, mi vado a buttare in mezzo dando un'informazione senza nessun aperto bocca a buffo. Mi butto in mezzo al macello. Tu hai cercato nelle votazioni di andare in loop dicendo che ti siamo sem votare in due, ok, allora mando il loop così mi salvo l'altro lupo. L'unica cosa che mi ha fatto un po' pensare è stato Gianluca stasera. Non ho capito perché ha voluto ammazzare Dexter, perché sarebbe finita la partita. E secondo me li dobbiamo votare proprio in massa, proprio insta kill proprio. Tu devi rimanere in vita essendo boia. Quindi dobbiamo uccidere Valeria e okay, finire la partita. Per me stai mentendo, Ema. Male che te sto mentendo. Potrebbe capito, anche essere capire Valeria, che ne pensa Rubino, cioè, scusa. Valeria boia e te lupo tranquillamente. Dobbiamo capire che cosa pensa Rubino. Io per penso, me Rubino è buono. Penso che Rubino ovviamente abbia certo che è buono, abbia Rubino è buono e l'ha confermato il fatto che la cosa di Gianluca. Rubino abbia dei pensieri un po' pensieri su di me ovviamente per quello che è successo prima, però abbiamo chiarito. Abbiamo Gianluca mi ha chiarito questa cosa, quindi ho detto ah, ok, Rubino è buono, ok. In questo momento ci sta. Guarda, okay, io ho chiarito il non in grado di Simone dopo 3 anni, quindi non penso che tu vabbè, ti possa permettere da dire che ho chiarito. Io ti sto dicendo una cosa molto semplice. Non c'è bisogno che pensi io sia cattivo, perché sto cercando di fare tutti i modi per buttare fuori i veri cattivi. In questo momento non ho ruoli, quindi non ho informazioni certe. Mi posso basare soltanto su quello che sono le informazioni che sono uscite. Io già prima pensavo che Simone fosse il boia e me l'ha confermato durante anche le votazioni, che ha cercato di capire se erano solo in due o in tre a votare. Però mi ha fatto capire che ti ho detto che lui fosse il boia. In questo caso è Valeria il lupo che rimane. Potresti se essere. Tu sei villico, io sono villico, siamo due villici. Potresti staffare tutta sta cosa che magari il lupo sei te e il boia è Valeria. La butto là. Varrebbe lo stesso discorso. Stai cercando di trovare un inghippo su una soluzione quasi certa. Perché è certa? Su cosa cioè, sulle votazioni, sul modo in cui avete giocato. Non avete mai cercato una volta di trovare i cattivi. Avete sempre cercato di stare ma sulla difensiva dici? E ma stare cosa, passivi. Ma cosa non dici? Mai fatto in cosa modo dici? Cosa no? Dici? Cosa dico? Cosa guarda, dici? Io ho contribuito a buttare fuori per me Sergio Valeria non dall'inizio. È safe. Lungi da me. Io capisco se io che io sono lupo, se io sono lupo per convenienza per te, perché fino adesso che non significa? Mai detto, l'altro lupo è morto. Perché tu non mi hai mai accusato, mo per convenienza mi stai accusando. Io no, dico, tu mi stai accusando, io sto rispondendo. Tu mi stai dicendo non avete mai giocato per il gruppo. Io ti sto dicendo che è una balla. Ma non io, è vero. Io non è che ti sto accusando per motivo, cioè io ti sto scusando per esclusione. Andiamo a esclusione. Sì, se ok, per Simone esclusione è boia al 100%, per esclusione è un discorso. E Rubino è buono. Siamo io e te. Io so qual è la mia carta, che è villico. Grazie. Ho cercato anche di sacrificarmi per fare in modo se che vinciamo. Se, scusami, manca, ma se te per Rubino te sei cattivo, allora vale pure la teoria di Rubino, no? Assolutamente sì, però io ti dico che sulle mie informazioni non è così. Io okay, sto cercando di fare in modo di far trovare i cattivi. Ho cercato da subito di cercarli. Tu che hai fatto? Guarda, zero. Secondo le informazioni che ho io, che sono le stesse che hai tu, solo un po' cambiate, io sono il villico e questo giochetto boia e lupo lo state a fare tu e Valeria che non sto difendendo. Quindi se vogliamo ammazzare uno tra voi due, per me se vince. Allora facciamo così.
Secondo te, secondo prima hanno detto che siamo 5 villici, no? 5 villici e il playover. Eravamo così. Che tra l'altro Dexter non era villico. Se Rubino dicesse villico, tu dicesse villico, chi era il boia? Tu. Io sono il o boia. O Valeria. Io sono il boia, quindi chi è il lupo? O tu o Valeria. Ok, e l'altro? L'altro chi? L'altro è morto, sta qua vicino a me, guarda quanto è cucciolone. L'altro è morto, sennò era finita la partita lupo? Ora. Sergio probabilmente. Si vota. Si vota questa volta a partire da Rubino. Ema. Sergio. Rubino. Ema. Simone. Ok, un voto per Simone, un voto per Ema, un voto per Rubino. Due voti per Ema perché l'ha votato Valeria. E Dexter. Valeria. Valeria. Un voto per Valeria. Due voti per Valeria. Valeria. Tre voti per Valeria. Ema. Ema, tre voti per Ema, quattro voti per Valeria. Valeria. Cinque voti per Valeria, tre voti per Ema, vanno al ballottaggio Valeria e Ema. Prego. Abbiamo perso, grazie. E voteranno, chi voterà? Simone e Rubino. Essendo che Simone è cattivo, andrà in loop e abbiamo perso. Grazie. In questo turno dovete fare soltanto una cosa, mandare sia Valeria sia Simone al ballottaggio. Questo dovete fare nient'altro in più. Abbiamo perso, grazie. Puoi dire qualcosa, lupo? Guarda, sta già ride, porco Dio! Sta già ride, mi dà nervoso! No comment! No comment, veramente. Ma ride, partita pazzia, no comment, veramente. Hanno vinto i lupi, si prego. Va ai voti! No, no. Si va ai voti! Simone. Ema. Valeria. Ok, volete dire qualcos'altro? No comment. Uccidetemi per il bene. Ok, si rivota a partire da Rubino. Rubino. Valeria. Ema. Simone. Ema. Valeria. Rubino. Valeria. Ema. E vincono i lupi. E andiamo. E vincono i lupi. Gianluca, ma perché avete votato Dexter? Perché avete votato Dexter, porco Dio? Quella è stata la giocata finale. Vabbè, però scusami, no, se non giustiziere che avrebbe fatto finire la partita. Se non c'è il boia e non che escono salvata i ruoli e poi lui durante il ballottaggio dice ma va detto riveliamo i ruoli e vi avete detto tutti i villici, dovevate andare ad indagare, dovevate spingerli. Allora, due cose. Il boia uno alla fine vabbè follia ammazzare, no? Dexter. Secondo Ema hai giocato da cattivo. Cioè, ma te hai proprio giocato da cattivo. Che io cazzo voti Ivan Grieco? Che cazzo voti Ivan Grieco? Poi la cosa di il perché poi gli credono. No, lo sanno che è lui. È stata giocata bene fino alla fine. Testa a testa. Allora, il boia era morto. I ruoli. Vi dico i ruoli. Allora, i lupi erano Sergio e Valeria. Il boia era di nuovo Simone. Santo cielo. E poi c'era il becchino che era Marra, che purtroppo avete ammazzato e non ha potuto usare il suo ruolo. Il playover era Gianluca, il cavaliere era Ivan e il giustiziere era Dexter, davvero. Poi ho votato Simone perché sapevo che nessuno avrebbe votato Simone, quindi ho detto cerco di dare qualche voto a Simone perché dobbiamo mandare il ballottaggio. Posso dire che nella tua rabbia, ma tu dovevi votare Simone però. Tu hai votato Valeria. Perché hai votato Valeria? Aveva già tre voti. Tu dovevi votare Simone. Perché io Valeria? Io avrei votato Simone effettivamente. Tu devi mandare Valeria e Simone. Tu devi votare Valeria e Simone al ballottaggio. Tu stavi a tre voti e Simone stava a uno. Mancavate voi due, dovevate votare tutti e due Simone. Vabbè, che in quel momento c'è perché vabbè, ce lo stavo. Ragazzi, terzo round c'è 100 sub come al solito, lo sapete. Quanto manca? 60, dai. Dai, raga, fatemi giocare. Allora, Rubino ha detto che fa il master se facciamo il terzo round. Non puoi votare Ivan, non torna un cazzo quello che hai fatto. Ragazzi, scusa un attimo, Livio, ai 40 si chiude, Ai 40 si chiude. Prego, Livio. Ma dove è il bancatino sto qua? Lo fa Sergio il master. Sergio ha vinto la partita più da spettatore della storia. Sì. Morto al primo turno, vinta la partita. Ma vabbè, no, io ho solo detto che ora mi preparerò e la prossima volta farò io il master. Azz! Sì. Ok, apprezziamo l'impegno. Mi metterò la gogna. Impariamo tutti i ruoli. Trema il mondo.
Comunque, raga, grazie, a me veniva troppo da ride. Cioè, a me è iniziato a venire da ride dopo che Gianluca ha votato Dexter, ha detto Dexter, io sono scoppiata a ride. Cioè, no, lì, era... lì proprio ho detto, vabbè, ok, GG. No, ci sta, ci sta. In realtà era l'unica salvata, perché sennò per noi era finita. Cioè, era proiettile finita. Di Dexter, l'altro uscita. Ma come master, amore. Meno male, meno male. Comunque io l'ho sempre fatto e continuerò a farlo. Se non c'è pericolo che escano i ruoli e uno che non esce il ruolo lo esce né il ballottaggio, avrà sempre il mio voto. Vabbè, allora guarda, da fuori era un po' sospetto lo spalleggiamento, cioè potevano essere Dexter e Emma i lupi. Io una certa ho pensato che erano Emma e Simone. Perché lui, la sua ringa era, lui e il boia non lo ammazzavano, cioè in tutto il loro trittico, l'unico che non doveva essere votato era Simone per tutti e tre. Okay, quindi per me era Simone a quel punto, perché ti giuro ha fatto, non lo so, cioè in ogni versione Simone andava salvato. No, ok, però nel ballottaggio precedente ci poteva stare che i cattivi fossero Emma e Dexter e non Valeria. Era difficile. No, è uscito talmente sicuro. No, no, però con la cosa c'ho il colore. E poi non lo puoi fregare. Io avrei ucciso Emma, perché così tu dai il tour, cioè tu comunque uccidi uno dei due che è sospetto. Dai il turno a Dexter di provare che lui è. Esatto, perché quello è il ruolo che puoi provare. Cioè, quello è il ruolo che è difficile fregare, perché in un turno ti sgamano. Sì, sì, sì. Però. Grazie, Okashi! Bello, Okashi! Grazie, King! Oh, ammazza! Quanto stiamo? 81. Ragazzi, scusate. Mancano solo 19 abbonamenti, ragazzi, forza! Mazza, sta mastronzà. Vai, genio. Scusate, ragazzi, sono stato un po' al telefono, ma sto lavorando per voi. Qualche denuncia. Lo ringrazio. Cose relative anche a denunce, sì, però. Bello. Ricerca informazioni molto grevi. Povero Marco. Sempre un piacere vivere su Twitch. Io comunque penso. La cosa buona è che vincemo tutto poi, perché sennò saremmo già nati in fallimento da tempo. Ma in realtà la fregatura. Chiude la porta, ragazzi. La fregatura è che è un gioco in cui basta perdere una volta. Capito. No, ma in realtà spesso perdi pure quando vinci, è quella la cosa divertente della legge italiana. Però almeno contieni i danni. Allora. Abbiamo sì, 84 sub, grazie King, sommo Rick, grazie mille, ma andato, grazie Marco? Anche a 81. Denunciamo il Cerbero, sì. Ha fatto pieno infarto, che stavamo della fuma, si è affacciato dalla finestra, si è fatto... Ma cosa da fa? Dal buio, Simone ci ha preso un infarto. Rubì, quanto cazzo scopi, grazie Gabriella, grazie KQ. Sto giocando a Magic, magari. Attualmente mi sto sentendo solo con una ragazza. Attenzione, questa è una rivelazione importante. Solo esclusivamente con una ragazza. Ti hanno rapito il cuore, Rubì? Mi ci sto sentendo tutti i giorni, anche dopo, quindi ne sono felice e sto effettuando il cambiamento. Attenzione. Perché lunedì avrò la prima visita post operazione. No, pre-operazione, scusa, pre-operazione. Oh, grazie, 2020, grazie. 92, top. Dai, Rubì. Avanti col percorso. Un'operazione alla Ciccio Gamer. La slib? Mi tolgono parte lo stomaco. Poi mi hanno spiegato che dovrò mangiare solo alcune cose il primo periodo. E poi ci avrò tipo la flebbo a casa. Quindi farò le live con la flebbo. Top. Ci pensa Maggi poi. Divento un Magikarp. Bene. Va bene. Allora, ragazzi, intanto ti possiamo spiegare i ruoli. Tanto siamo a 93, dai, mancano 7 sub. Sì, allora, sì, che ruoli mettiamo? Allora, vogliamo mettere il Wendigo? Sì. Lo volete il Wendigo? Chiediamo pure alla chat. Lo volete il Wendigo? Che ruoli volete, raga? Allora, Playlover lo lascerei perché è figo. Dai, Playlover mi piace. Sì, sono d'accordo. È divertente. Dicono di sì. Quindi, okay, Wendigo sì. Playlover è figo. Allora. Oh, così il Playlover può vedere tre fazioni. Eh sì, certo. Perché se vedi Lupo e Wendigo è una caciara. È una caciara. Era un casino. Non mi interessa solo sapere se so cattivo. Allora, il Wendigo gioca da solo. Quindi vince soltanto se arriva fino alla fine. Sta contro i lupi e sta contro i villici. Ogni notte. Ah, non può essere ucciso dai lupi. Se lo indicano, è immortale. Può morire solo di giorno. È il criceto mannaro. Bello. Ok. Di notte fai come il boia, indichi una persona, dici il ruolo, se lo azzecchi lo ammazzi, se lo sbagli non succede niente però, lo puoi fare tutti i turni, ok? Quindi poi mettiamo, vogliamo mettere
Vogliamo mettere l'insinuo potenziato l'altra volta? Che è l'insinuo potenziato? No, però no, è un casino. Col playover fate un macello. No, 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 lasciamo mettere. No, è già un macello è così. È già un casino. Perché possiamo mettere l'illusionista. Sì. Possiamo mettere l'illusionista. Può depotenziare anche il playover, sì. Ok. Quindi illusionista, allora... Certo. E, va bene, poi il resto come al solito. Grazie, Lorena. Playlover, playlover, giustiziere, cavaliere. Grazie, Dosse. Classico, perché tanto c'è il Wendigo, quindi rischi di fare una finaccia. C'è anche l'illusionista, voglia. E lupo, lupo, illusionista, Wendigo e Villici. Quindi, ragazzi, lupo, chiudete questa porta. Allora, di Dio di porta. Ripeto cosa fa l'illusionista. Incredibile. Ah sì, chiudi sta porta, ve lo dico 40 volte al giorno. Io non posso dire le cose da voi, oppure se ti sorveggente, quindi che me non posso. Non puoi usare il tuo potere se vieni illusionato. Il master. No, no, tutti i turni lo fa. E il master ti fa così se non puoi usare il ruolo, ok? E puoi farlo pure sempre sulla stessa persona. Volendosi. E già vince con i lupi, ok? Va e bene. Viene visto. No, ma è il playlover. Il playlover il cartello. È sempre il veggente. Poi il Wendigo è il criceto. Sì, e l'illusionista è l'indemoniato. Ok. Ok, le altre sono. L'illusionista indica una persona, quella persona non può usare il suo potere quella notte. Gioco i lupi, sì. il medium lottatore. E il Wendigo. Ragazzi della chat, se siete sub, potete entrare nel gruppo Telegram riservato. Adesso lo linkeranno in chat. Ci sono cose hot di Rubino. E anticipazioni sulla sua operazione di riduzione del pene. Anche il pene di Roberto, quello privato. Non dovevi essere così bravo. Lui. Hai fatto una cazzata. Entrate anche sul gruppo Facebook. Che ci si diverte un sacco. Oh, torna Meriador. Eccoci qua il Goat. Wow. Sì, sono state molto fighe in realtà. Curiose. Grazie, 89. E calla. Bene, bene, dai ragazzi, imperterriti verso gli 8.000 sub, let's go! 10.000? Vabbè, 10.000 sì, prossimo step 8.000, poi si vola verso i 10.000. Mi avete cacciato dal gruppo un giorno che avevo fatto la sub. Ma come? Dal gruppo sub? Mi sembra assurdo, Warius. Chissà che ha scritto. Beh, infatti mi sembra assurdo, perché poi quel gruppo non ha praticamente moderazione, cioè. Aspetta, quella è la tua? Ok, io non te l'ho visto. Ok. Dexter, occhio a come ti giri quando parli con i ruoli, ok? Che non avevo sorri. Vabbè, puoi entrare anche adesso, visto che c'è la sub, sì? Ah, perché te l'ha scaduta. Quando ti scade la sub, te chiccano dal gruppo, ovviamente. Se no, che inculate. È normale. È stato rimosso dal bot, appunto, ma è ovvio. Grazie, 96. Okay, finalmente posso usare la mia strategia puntirana. Rubinata. Mi sono appena collegato, questa che sta per iniziare la seconda partita. Tesoro, è la terza. Yes. L'ultimo round, a meno che non arriviamo a 200 sub, a quel punto si Wendigo. Parla del quarto. Wendigo, lupi, illusionista, giustiziere, cavaliere e playlover? Sì. Oddio. Se stanno in squadra insieme gli dici sì. Se stanno in squadra diverse gli dici no al playlover, ok? Allora, squadra insieme farò sì. Così per no. Ok. Quindi se non stanno in squadra, cioè se uno è una fazione e uno è una, e così stanno nella stessa fazione. Okay. Ovviamente il Wendigo è visto con un'altra fazione. Se invece sei nell'aria. È chiaro? Bravo. Sì. Ragazzi, voglio dire, se arriviamo Murillo. Questa sera a 10k sub, facciamo la maratona tutti insieme, nessuno si muove da qua. No, non usciamo più. Dai, lo accetto. Facciamo una maratona di quante ore di lupus? Maratona di 24 ore minimo. 24 troia, lupo, un po' too much. No. Aspetta, facciamo questo. Allora, se arriviamo a 100 sub, 100, sì, 100 sub. 10K. A 10.000 sub facciamo altre 3 ore di lupus e saranno tutti stipendiati quelli qui presenti. Allora, prego. No, non scherzo, verrete pagati a vabbè, quanto? 5 euro all'ora. Sì, che cazzo so. Vabbè, buttai via. 10 euro all'ora.
10 euro all'ora. 15 euro. Perché 3 ore hai detto. Vabbè, più quelle, però. retroattive. Quindi più 3 però. 30 quindi euro. Già capito? Già se parte da 30. No, se no, sono in nero, non lo potrei prendere. Ho capito, 60 a cranio, mica è male. Oh. Per 3 ore. Ma chi te se cula? Io con 3 ore. Vabbè, lascio perdere. Fantalupus. Ci starebbe. Raga, ma un Fantalupus. Un Fantalupus, bello, sì, facciamo l'applicazione. Le persone prendono, in base ai crediti, prendono le persone e poi ci saranno tipo i bonus. Così ci vengono a trovare veramente a casa altro che Bucalolla. Porco due. Però l'applicazione si potrebbe fare. L'applicazione potrebbe fare. Qua c'è una carta? Sì, perché la gente sta avvelenata comunque. No, ma il Fantalupus, secondo me. Però secondo me, esatto, succede qualcosa di grave. Gianluca, mi hai preso una. Ci mettevo in pericolo la nostra vita. Mi viene una bottiglia. Vabbè, magari Livio trolla è una cosa del Fantalupus. Bonus più 5. Però magari lo fai poi perché c'è sta il Fantalupus, è un casino. Che influenzerebbe pure le partite. Mi rimetto gli occhiali. È tipo che vinci la partita, guadagni di più, però se trolli comunque sei in plus. No, no, se trolli punto. Se vinci fai troll più vittorie. Se perdi almeno c'hai punti del troll. Vabbè, raga, è sempre un gioco. È un gioco, non bisogna prendere. Prego, andiamo ragazzi, andiamo. Che non ho cenato, ho fame. Dai, giochiamo. Let's go. Questa notte è ancora la notte. Chiudete tutti gli occhi, perché questa notte non solo ci saranno i lupi assetati di sangue, ma ci sarà pure il Wendigo, che farà il pazzerello e cercherà di fregare tutti quanti a discapito del cavaliere, a discapito del giustiziere e del playlover. Ma adesso che appunto proprio lui, il Wendigo, apra gli occhi, si faccia riconoscere e lo devo appuntare sul mio taccuino, il Mattarello, chi sarà, che chiuda pure gli occhi e riposi, perché adesso si svegliano i lupi, quelli cattivi. Che aprino gli occhi, si riconoscano tra loro questi lupi che si devono guardare bene in faccia perché faranno un sacco di vittime. Prego che chiudano pure gli occhi e che li apra il loro compare, ovvero l'illusionista, che apra pure gli occhi e... Non chiedo al master vecchio Meliador se i lupi devono vedere l'illusionista o se l'illusionista deve vedere i lupi. Fai che i lupi vedono l'illusionista che fa il dito senza che l'illusionista li veda. Sì, ok, quindi che l'illusionista chiuda gli occhi e tenda il suo braccio. Benissimo, e chiuda pure gli occhi. Non che quello il... destro. No. Che i lupi aprano gli occhi e vedano chi è il loro compare che deve tendere il pollice. Tenda questo pollice, illusionista. Perfetto, benissimo. Che tutti chiudano gli occhi, che tutti si taglino i pollici, che le braccia non devono essere alzate, perché ora è il momento del giustiziere, il pistolero matto, colui che ucciderà qualcuno questa notte o le notti successive. Dovrà decidere quando poi uccidere. Prego che richiuda gli occhi, ovviamente, il giustiziere, e che li apra colui che c'ha la spada più grossa di tutte, ovvero il cavaliere. Che si faccia riconoscere questo spadaccino, il cavaliere. Benissimo, dovrà proteggere e salvare il villaggio. Che chiuda pure gli occhi e li apra la persona più sexy del villaggio, ovvero il Play Lover, che apra pure gli occhi, si faccia riconoscere ed è pronto a sedurre e ad aiutare i villaggeri. Benissimo, che tutti chiudano gli occhi ed è giorno e è il momento del sindaco. Ragazzi, mi candido. Anche io mi candido. Allora, pure Rubino? Sì. Rubino, Livio, io e Simone? Sì. Ok. Ambiti. Voti a partire da Rubina. Io voto il migliore, David John. Io voto. No, me ne faccio, non me ne faccio nulla, mi spiace. Io da
Davide. Vai, dai, Davide. Livio. Simone. 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 Livio. Livio. Simone, Simone, 5 oh yeah. Voti. Quindi Simone, il capo, grazie, del Village Capo, il sindaco del Parlamento. Bene, e direi che è subito notte. Questo villaggio non ha modo di festeggiare il proprio sindaco, perché ha bisogno verso la morte più veloce possibile. Esatto, tutti con gli occhi chiusi. E li apra subito, immediatamente, l'illusionista che farà una magia e mi indichi chi vuole illusionare e che non potrà fare il suo ruolo, che li richiuda pure. Che i lupi aprano gli occhi e ci dicano chi vogliono uccidere questa notte, ammazzare questi lupacci. Benissimo, che i lupi abbiano deciso e hanno fatto il loro la loro scelta, hanno fatto poi da capire appunto che chiudano pure gli occhi, perché il giustiziere può aprire gli occhi, può decidere se sparare questa notte oppure no. Che il giustiziere faccia la sua scelta e chiuda gli occhi in caso. Benissimo, benissimo. Che il cavaliere apra pure gli occhi e ci dica chi vuole proteggere. Ci indichi con la sua spada, con il suo scudo, chi vuole proteggere questa notte buia, tempestosa e forse anche dolorosa. Vediamo un po' chi proteggerà questa notte. Benissimo. Chiuda pure gli occhi. Il play lover. Il play lover. Vediamo se ci dice due della stessa fazione o della fazione un po' strana. Questo play lover. Vediamo chi mi può indicare. Bene. La persona più sexy del villaggio ha fatto Mans. E ha indicato, ha avuto la sua risposta. Benissimo, che tutti aprano gli occhi. E ora vi indicherò se ci sono stati morti. È giorno ovviamente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, questo villaggio questa notte ha fatto un morto. Ed è Gianluca. Me lo sentivo. Perché non potevano ammazzare me, quindi ho detto, vabbè, quello accanto. Oddio, quanto me lo sentivo. Ma non c'era anche in Wendigo. Il Wendigo avrà sbagliato. Non è stato chiamato. Non è stato chiamato il Wendigo? Non è stato chiamato il Wendigo. Chiudiamo gli occhi. Chiudete tutti gli occhi. Scusate, errore mio. Che il Wendigo apra gli occhi e ci dica a provare a indovinare un ruolo. Benissimo. Che questo Wendigo pazzerello, vediamo se magari ha fatto un'altra vittima o no, che chiuda pure gli occhi. Ed è giorno. Muore Meliador. Vabbè, allora okay. Abbiamo già parecchie informazioni, ma ne aggiungo una ulteriore. Tanto io, dobbiamo andare per... Io pure. Ok, allora, vai prima tu, perché dobbiamo andare più veloci, sennò ci ammazzano sia Wendigo che lupi. Vai, poi dico la mia, tanto è veloce. Allora, io posso dare un'informazione e di conseguenza anche altre due, secondo me. Sono stato illusionato. Posso dirlo, no? Tanto... Non ci sono ruoli che... Secondo, sono buono, quindi gli unici due che mi hanno votato sono loro due. E Simone ha avuto tanti voti, ma purtroppo
da meta quello che è successo. Vabbè, ho detto quelle due. Sei stato illusionato. Cioè che ho detto del Wendigo. È un po' scammata la partita. Ah, in realtà no, perché... No, cioè? Magari se ne è accorto. Se ne è accorto. A me è successo l'altra volta. Capita che uno se ne accorge, ma magari... è stato chiamato il Wendigo, me ne sono accorto solo io. Vabbè. Strano. Per Simone ci può sta pure perché ci può sta pure perché il ruolo suo. Sì, dai, ci può sta che ci pensavo. In generale, cioè, se io fossi il Wendigo e non esce il Wendigo, se non lo dice nessuno, lo devo dire per forza e quindi questo renderebbe sospetto. Sì, è vero. È vero, però però voglio dare beneficio al dubbio perché sennò è troppo scampo. È vero, però d'altro canto è pure vero che magari non ti esponi. Dici preferisco perdere un turno che magari vada a vuoto. Boh, vabbè, non lo so. Poi però perdi tutti i turni perché... No, ovvio, ovvio. Ok, quindi mi sarei autoscammato come Wendigo, secondo voi? Potrebbe. Diciamo che è probabile. Okay. Però non lo voglio dare come certezza perché sennò... Mi sta bene per la partita che sto giocando. Ok. Ok. Va bene, tu sei stato illusionato, quindi. Io sono stato illusionato. Ti hanno detto di no? Mi ha fatto... Ok. Quindi... Va bene, va bene. No, era un tricchetto, volevo vedere se diceva sì. Però ha detto X, quindi credo a lui. Allora, hanno ucciso Gianluca e il Wendigo ha steccato Meliador. Abbiamo molte info. Tu, Marran? Hai un ruolo? No, più che altro ha detto ha diverse info. Una, però in realtà... Secondo me un Marralupo avrebbe ucciso tranquillamente Gianluca. No. Potrebbe. No, non sono lupo, raga. Sì. No, mi ha anticipato Livio su una cosa che non voglio dire adesso. Ok. Vabbè. Preferisco così. In relazione all'illusionista, posso dirvi. Preferisco così. Diciamo che qualcuno si è accollato qualcosa. E mi sta bene così. Ma che ci dici? Sei bello incattivito, eh? No, vabbè. Penso che Livio sia buono, ovviamente. Già da quando si era candidato, anche perché non ha ricevuto voti, quindi penso che non abbia preso i voti dai cattivi. Sì. Gli unici che mi avete votato siete voi due e io. Esatto, quindi... ma infatti secondo me noi tre siamo buoni. A sto punto, visto che già pensiamo... Comunque noi tre abbiamo pensato tutti la stessa cosa e cerchiamo insomma di capire chi è che può stare con noi o chi... Beh, se sentiamo gli altri, Sergio, Rubino, Vale, Simo, povero Merito, Ivan. Vabbè, scontato che Livio è buonissimo. Per quanto riguarda invece il meta di Simone, non, onestamente non credo che sia cioè nel senso Simone non penso che se ne sarebbe uscito così tranzollo. Vabbè, sospetti? Conviene tanto al Wendigo questa cosa, quindi che ne so. Io per ora me l'accollo, voglio solo sentire voi che dite. Il problema è che sei sospetto perché ti ha votato un botto di gente. Cioè, quello ma sono sospetto magari di altre cose. Sì, ma anche fra i voti tuoi ci potrebbe non penso che la gente voterebbe il Wendigo. Dell'illusionista, per allora, dire. Ah, certo, se siamo tre cattivi, ok, no, bella. No, dico che... Perché l'illusionista non conosce lui, sì, è vero. L'illusionista non conosce lui, è vero. Ci potrebbe vabbè, stare. Comunque sospetti? Non si sa. Rubino, sospetti? Sergio, forse. Sergio pure secondo me un po'. Così pure Ivan. Che sta al telefono Ivan? No, perché magari se fai i cazzi suoi, più come diceva lui giustamente, infatti ero villico prima. Ma io in realtà stavo solo riflettendo su che intendeva Simone. No, sto dicendo che sei buono secondo me adesso. Su cosa intendeva Simone quando ha detto... che questa cosa va bene per il gioco che sto giocando. A me mi sta bene solo il Wendigo si sente al sicuro. A me non si dice. Ma ti sta bene non sentirti tu al sicuro, era quella la cosa che mi... Ma tanto c'è, se pensate che io sia il Wendigo, votatemi al ballottaggio, fatemi fuori e ve levate un pensiero. Infatti quello sto dicendo, è inutile che mo cioè... polarizziamo su Simone. No. Vediamo, ti so i sospetti. Tanto lupi. Rimangono i lupi e perdete uguale. Il mio voto, che sarà fino alla fine, sarà Ema. Perché? Secondo me è buono, Secondo me Ema e Livio sono buoni. Così a vibes, dici te? Ivan? Come la prima partita a vibes, c'era la seconda, c'avevo Serge. E la terza a vibes, cioè c'avevo Serge e Ema. Al momento secondo me è buono, Boh, non lo so. Ivan?
Allora, no, stavo pensando, il Wendigo ha colpito Meliador. Sì. Meliador era un villico, siamo tutti d'accordo su questo? Non si può sapere. Non lo puoi sapere. È più probabile. È più probabile, è più probabile, però, no? Ma tanto... Cioè, se un Wendigo alla prima botta deve scegliere io senza avere informazioni, avrebbe detto villico, no? Al primo turno. Potrebbe anche essere lupo, in realtà. Scusa. Potrebbe anche essere lupo. Il lupo al primo turno. Sì, ma non lo puoi sapere, perché tanto il Wendigo però, non muore, diciamo, per percentuale... Sì. Sì, è più probabile basarsi su villico, sì. Ecco, sì. Basarci su una probabilità potrebbe sì. essere buono. Sì, le basi vai su villico. Ok. Vabbè, votiamo, dai, tanto Livio. Non è che abbiamo buono. Mister Marma. Vediamo i voti di Meliador e Gianluca. Sì, sì, sì. Allora. Allora, io voto Sergio. Simone? Io voto Ema. 2-2 Ema, 2. Sergio. Simone. Sergio. Sergio. 2-1. Sono loro? Sì, 4 Sergio, 2 Simone e 2 Ema. 2 Simone, 2 Ema, 4 Sergio. Ema. Simone. Simone. Vabbè, voi tre. Quindi Sergio, no, Ema, Simone. No, 4-4-3. Hai deciso di escludere Ema. Prego, ragazzi. Che ruolo hai? Ho deciso hai, di escludere Sergio? Ema. Dai, non potevi parlare con l'altro. No, vabbè, ok. Che ruolo hai? Nessuno. Neanche io. Fantastico. Come fanno? Uccidete chi vi sta meno simpatico. No, io ho solo il timore di essermi ah sì, ho tremendamente fatto male i conti, perché non ho contato il tuo voto, ho contato due. No. Io sono sospettato di essere Wendigo, tu sei sospettato di essere okay. Lupo. Tu hai votato Ema? Così. Tu hai votato sì. Ema? Perché sì, per vibe, onestamente. Ah, io pensavo erano 3-3, pensa un po'. Vabbè. Però esatto, quindi io ho portato a 4 Ema. Onestamente avrei votato te come seconda scelta. Vabbè. Mi sembra di lupi 2 Ema. Ok, io non ho info sinceramente, questa cosa un po' mi preoccupa. Secondo me, seppure una pista che tanti mi giudicano come futile, il sindaco Wendigo a me preoccupa e secondo me sei abbastanza quotato per esserlo, però non sono in grado di fare una sentenza, sai, precisa per quello che abbiamo. Ma devi votare? Secondo me tu sei lupo. No, il battaggio. Va dopo, bene. Secondo me tu sei Wendigo. Vabbè, va. Lasciamo decidere a chi sì. deve decidere. Voti partire da Rubiano. Comunque, allora, secondo me il discorso di Sergio è molto convincente. Quindi il mio voto rimane e va a Sergio. Simone. Sergio. Sergio. Simone. Quanto state? 3-2. Sergio. E muore Sergio. Ed è notte. Chiudete tutti gli occhi, e chi li apra? Ovviamente l'illusionista, pronto a fare magie questa notte. Che l'illusionista richiuda pure gli occhi dopo avermi detto ovviamente chi illusionare. Benissimo, che il Wendigo apra gli occhi e ci dica più o meno il ruolo
questa notte che il Wendigo faccia la sua scelta. Che richiuda pure gli occhi. Benissimo. Che i lupi aprano gli occhi e provino ad attaccare, ad azzannare, e ci dicano chi è la vittima sacrificale di stasera. Che i lupi azzannino e chiudano gli occhi. Che il giustiziere apra gli occhi con la sua pistolona e ci dica chi vuole seccare. Se vuole seccare una persona. Che richiuda pure gli occhi il giustiziere, il cavaliere, con il suo scudo. Ci dica chi vuole proteggere questa notte, ci indichi chi vuole proteggere questa notte. Benissimo, grande cavaliere, maestoso cavaliere, fantastico. Chiuda pure gli occhi, che li apra il play lover e ci dica due individui della sua squadra o di un'altra squadra, insomma, due individui a caso, se sono della stessa squadra. Benissimo. Che persona sexy il playlover. Tutti richiudete gli occhi e li aprite perché è Jorn. Vale, la porta per favore. C'è una notizia. C'è una notizia. Questa notte non muore nessuno. Buono. Molto bene. Livio, sei stato illusionato di nuovo? Però i lupi hanno fatto cilecca. I lupi hanno fatto cilecca e pure Wendigo. Sì. Ah, io dico una cosa. Penso che... ogni giorno sia come? Non la conosco, mi dispiace. E non lo so, per vibes dico che per la votazione di prima c'è stato un accanimento di Rubino nei confronti di Sergio, mi fa pensare che lui sia cattivo e continuo a pensare che noi tre siamo ancora buoni. Lui Rubino? Sì. Quindi Sergio è buono? No, no, io penso che noi tre siamo buoni, io, te e Livio. Per l'altro no. Non ho capito, aspetta, Rubino? Ho visto che si è accanito un po' troppo nei confronti di Sergio. E quindi Sergio è cattivo? No, io penso, cioè, scusa, quindi Sergio è buono e che Rubino non è cattivo? So, però penso, a sto punto penso di sì. Oppure aveva l'idea di un buono. Vabbè, oppure uno dei due è illusionista. No, pure oppure io e Ivan abbiamo dire, votato oppure Sergio. Rubino è illusionista. Voglio non lo so. Dire che cioè, non so se Emma sta su una Mac. Secondo oppure me Davide è un lupo. Sta qui sulla terra con noi. Quell'accanimento, io prima ho detto te, poi ho detto Simone e poi ho detto Sergio, quindi non c'è l'accanimento. Esatto, voto, esatto. Io no, che okay, ho votato Duarte, una volta ho votato Sergio e basta. Quindi questa mossa è stata sbagliata. Puoi andare a giocare su una Mac. Scusami con Quili. Una, facciamo una bella cosa. Ma come mai hai chiesto subito a Livio se era stato illusionato di nuovo? Secondo te? Perché l'ha detto pure che? No, ci sono varie motivazioni. Uno, per capire il potenziale bluff di Livio. A questo punto non credo. Che ruolo ha per te Livio? Allora, in realtà, se, in realtà, allora c'è solo un problema. L'illusionista si è fissato con Livio, ovviamente, perché Livio ha confermato di avere un ruolo, quindi è giusto che continui. Non è il cavaliere. Ma non posso chiederglielo perché non sappiamo se è il playlover che ci serve. Il cavaliere ovviamente no, perché non è morto nessuno. E chi altro potrebbe essere? Il playlover? Il cavaliere no, perché non è morto nessuno? Può essere pure nessuno. Che i lupi hanno indicato il Wendigo. Cosa? Può essere pure che i lupi hanno indicato il Wendigo. Vero. Ah sì, è vero. È vero. Perché il Wendigo non muore con i lupi che lo indicano. È vero, ma non l'avrei detto. In questo caso quelli che hanno vinto sono i lupi. Mannaggia te. Vabbè. Perché, mannaggia Livio? Perché? Perché? No, non vedo, Vabbè, tanto ormai l'ha detto. Perché così è più, cioè, ci sono più possibilità che sia il cavaliere. Vabbè, allora... No, vabbè, hai detto una cosa vera, però avrei evitato no, di dirlo. No, in realtà, cioè, tu lo sai che i lupi non possono ammazzare il Wendigo. Non penso che mi mangeresti, lupo. No?
Io sono il Wendigo buono, ragazzi. Mi avete scoperto, sono io il Wendigo, ma voglio aiutarvi, dato che so che mi ucciderete lo stesso. Vi dico che ho provato a mangiare il qui presente Ema dicendo lupo e non è morto, buono, quindi è buono, buono al 100%. Io, Livio, ma siamo buoni. Una cosa, ma io voglio uccidere i lupi, ragazzi, perché a sto punto faccio vincere i villici, non mi votate. C'è sta Wendigo convertito. È stato Mediator, detto ho detto villico per uccidere okay, Mediator. Okay, allora... posso fare una domanda a Rubino e a Valeria? Vai. Che ruolo avete? Villico. Sì, vabbè. Per me sono i due lupi. Allora, ragazzi, sono Wendigo e gioco con i villici. Scoviamo i lupi, ve li mangio. Sì, no, no, uno lo mangio. Facciamo una cosa. Qualcuno tra Rubino e Valeria sta mentendo. Non troppi punti. Qualcuno tra Rubino e Valeria sta mentendo. Sì, Ivan. Ivan, io sono, sì, sono convinto di questa cosa. Ragazzi, fermi un attimo. Una cosa molto semplice. Usciamo i ruoli. Wendigo. No, vai, tu sì. Wendigo, dai, no, allora, vuoi. A parte Livio. Mangio i lupi. Anzi, facciamo così. A parte Livio e Simone, chi ha un ruolo? Alzate la mano. Rubino? Dai, ragazzi, dobbiamo chiuderla qui. Allora, dai, esclusione buono, è finita. Dai, tu sei buono. Un ruolo, solo i ruoli, non i villici. A esclusione abbiamo vinto, se riuscite, raga. Dovete solo alzare la mano. Ma io non sei illusionista. Tanto è stato illusionato no. Livio e riillusioneranno Livio. Aspetta. Alzate la mano. Chi? Chi ha un ruolo? Chi ha un ruolo alzi la mano. Sono il Wendigo, non mangerò chi ha ruoli buoni. Dobbiamo scovare i lupi, ve lo giuro. Te lo giuro. Te allora, lo giuro. Io penso che perché Rubino... fa rosica ai lupi. Davide è un lupo. Oh, perché ne sai? Perché? Fidatevi, Davide è un lupo. Vaffanculo. Dai, Ivan, ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai a dire tu? Ma se difendi Davide sei l'illusionista. Io difendo Davide per un motivo. E allora tu sei l'altro lupo. L'altro lupo, ok. Allora, perfetto. Ma buoni confermati da chi? Ma da chi? Allora, la dico adesso. Io non voglio perdere Rubino la voce. Rubino sta mangiando per la seconda volta. Perché ha già mangiato. Oh, ma rotto il cazzo. Sono venuto qua. È il lupo. Stai sera. Ma porca noia, l'ho cenato. Ragazzi, ci possiamo concentrare. Ma fammi mangiare un biscotto. Fermi un attimo, pausa. Concentriamoci un secondo. Siccome vorrei vincere una partita, almeno questa sera, visto che le stiamo perdendo tutte, per cortesia. Però sei convincente. Perché mangiare? Allora, sono convincente. Al primo turno. Turno, sono il play lover del merda. Al primo turno ho chiesto se Gianluca e Simone stavano insieme. Mi è stato detto di no. Perché quindi confermo che Simone Wendigo. È il Wendigo per quanto mi riguarda. Sì, sono al secondo turno ho chiesto se Livio e Marra stanno nella stessa squadra. Mi è stato detto di no. Per me Livio è buono, Marra è cattivo. È un lupo. No, è il contrario. Davide Marra, votiamo. Livio è il cattivo, raga. È palesemente Livio il cattivo. Guarda che faccia da culo. Oppure Livio sta mentendo. Livio sta non mentendo, so. Non è stato illusionato due volte. Tra l'altro è stato allora merda. Fermi un attimo, fermi. Io sono villico e non a caso ho chiesto due volte a Livio. Mo casualmente l'illusionista è andato di nuovo su di lui. Ma c'è un errore in questa cosa? No, non c'è un errore, Livio ha fakeato, fermi. Allora, io volevo fare, quando ho detto, ascoltatemi bene. Ma perché Livio per due turni dovrebbe dire, dovrebbe mentire, nessuno lo smentisce. Fatemi parlare. Prima, fatemi parlare. Vabbè, mi devi convincere. Dopo la prima notte, ascoltatemi bene, io ho tentato di prendere parola. Livio mi ha anticipato, dicendo, posso dire una cosa? L'illusionista mi ha stato detto no. Che era la tecnica che volevo utilizzare io da villico, fingendomi detentore di un ruolo che non ho, per depistare l'illusionista. Invece lui l'ha fatto per depistarci dal fatto che è un lupo. Molto bravo, Marra. Sei un lupo. Seccato, no, sei un lupo. Livio, i tuoi seccato. Giochetti con le urla con me non attaccano, male. Amore mio. Fai sempre male. Così quando sei cattivo. La vedi? Non funziona. Vabbè, comunque vada questa sera. Chiunque sia il cavaliere, si ricordi che io sono il play lover. Grazie. No, ma soprattutto, Livio, vedi? Sei il giustiziere, alza le mani perché non ha un cazzo di ruolo. Esci il ruolo. È un bugiardo. Esci il ruolo. È un lupo. Esci il ruolo adesso. Chi sei? Io sono giustiziere. Sono io giustiziere, stronzo. Ma che cazzo ti ho inculato a sangue? Sì, ti ho proprio inculato a sangue. Posso usare il mio potere e vi dimostrerò che posso sparare un bel colpicino. Aspetta, sentiamo Ema. Sentiamo Ema. Dica. Ema c'ha l'informazione chiara. Vai, io credo più a Marra adesso. Sono io giustiziere, vai Ema. Vai Ema. Io credo più a Marra adesso. Fate parlare Ema. Vedete queste mani? Queste mani questa notte hanno protetto questa persona. E magari i lupi hanno indicato il Wendigo. Suca
E magari i lupi hanno indicato il Wendigo? No, non c'ha senso. Che lupi? Ma Simone si è dichiarato Wendigo. Tu sei lupo. Tu non l'hai indicherato, Simone. Tu lo indicheresti. Sei così stupido da indicarmi lupo. Fermo. Magno io. Sicuramente no, perché tu l'hai sgamato. I lupi sono Livio e Valerio, probabilmente. Chi è stato il primo a dire la cosa di Simone questa notte? Vedi che succede. Va bene, Livio, metterò Livio lupo su Valerio lupo. Perché è palesemente lupo. Va bene. Lupo. Adesso però, visto che lui è lupo, pensiamo al tuo complice. Metti lupo su di me e vediamo se muoio. Non faccio lo e mi dici tu. Ma perché, scusa? Illusionista della mare è lupo. E certo che è lupo. No, una balla. O il boia. O è illusionista. Siamo tutti se sei... Ma dai, spara. Potrebbe spara esserci allora l'opzione in cui Ema è l'illusionista e Marra è uno dei lupi. Però no, io no, non ci credo. Sono il lupo. Molto. Allora, Livio è sicuramente lupo. Allora, sto pensando una cosa. Potrebbe essere illusionista. Però, secondo me, la giocata del sono stato illusionato è più forte da lupo. Io sono uscito al primo turno a dire questa cosa. Mi ha anticipato pochi secondi prima, ma non vuol dire niente. Adesso non ci concentriamo su Livio. No, ascoltatemi. Valeria! Valeria! Ascoltatemi. Okay, Valeria! Okay. Basta questa interazione. No, ragazzi, ho capito tutto! Valeria, ho capito tutto! Sei un cazzo di Rubino lupo. Illusionista, Valeria e Livio lupi. No, Valeria è illusionista, ah, che okay non sa che Livio è lupo. Ah, è vero. Quindi mi ha illusionato. No, siete così due non lupi. Non sei illusionato, sei un lupo io di merda. Io sono illusionato! Vabbè, sei illusionato come il lupo. Ma no! Di notte. Livio sa che Valeria è illusionista, mia, non il contrario. Giuro. È sempre così. È vero. Io sono il cazzo giustiziere. Vabbè, non sei giustiziere, basta dire cazzate. Comunque, ragazzi, per fermi tutti, è molto semplice. Mamma tanto mia, dobbiamo. Ivan è buono. Vai, a fine così partita, allora, Ivan, sì. Ma sei sicuro? Ma sì, c'è via, Marro e coso, sono sicuro. Livio, non urlare, ti prego. Adesso hai cambiato idea. Livio, io ho solo detto che voi Livio, due non state nella ascolti stessa squadra. Livio. Ma allora, perché stai credendo a lui? Perché io sono ha fatto da un ragionamento che tira, che fila di più del qual tuo, è Livio. Livio, posso, Livio, ma ascolti un attimo. Livio, quello che ha fatto lui. Non ho detto niente. Sì, Livio, ma ascolti un attimo. Perché non effettivamente evadi il mio sguardo? Mi guardi un secondo. Per il mio lavoro mi serve la voce, vorrei non urlare. Allora. Anche a me, però urlerò uguale. Perfetto. Popolo, molto semplicemente. Ivan è buono, è la ricerca della verità. Simone è il Wendigo, io e Ema siamo buoni. Playlover mi ha difeso pure, quindi dobbiamo andare ad esclusione. Sergio è morto, Meriador è morto, Gianluca è morto, quindi tra Rubino e Valeria, chi è il complice di Livio? Secondo me Valeria. Chi è il complice di Marra? Questa è la domanda giusta. Allora, stai dando contro, ragazzi. Stai dando contro Marra. Ragazzi, io a costo di sbagliare, ma Livio è cattivo. Votiamo allora, Livio. Perché prima lui ha detto vabbè, non possiamo più parlare, dai, poi lo dico dopo. Il cavaliere protegga me, cavaliere. Livio, voto Livio. Valeria. Livio. Vado io. Valeria. 3 a 2. Cazzo, no, per me non esistono. Vabbè, Livio. Livio. Davide Marra. Grazie. Vai, Sergio. Quanto state? 4 3 1 Conta poco. Aspetta, Ema, te chi hai votato? Io. Anzi, Marra. Valeria sta a 4. Sta a 4. Hai votato? Ah, perché il mio è 2. Hai votato me? Hai votato davvero me? Rubino. Ok, quindi Rubino siamo io, al momento Valeria 4, Livio 4, io e 2. 2. Perché chi è il tuo? Sergio che ha cambiato voto. Vai, Sergio Livio. Vai, Rubino. Voto Valeria. Quindi niente ballottaggio per Marra, Valeria e Livio. Facciano il dibattito. Bellissimo. Livio, guarda, è tutta colpa tua. È tutta io sono finito tua, in questo casino per colpa tua. È finiti. Io via il micro. Erano 40. Ma è finito. Non un biscotto perché non si è sentito, no? Cioè io arrivo da un biscotto. Che tra l'altro stavo pure a dar ragione a Marra, cazzo. Valeria. Ora ti spiegherò un po' di cose. Una
una lezione, chiamiamola così. Io e Sergio eravamo i lupi. Tu hai illusionato me. Io non posso più uccidere da inizio partita. Ci avevo preso. Però ho detto Sergio. Io ho detto Sergio non è il cattivo. Forse io è, mi forse... sto uscendo perché so che tanto non posso vincerla questa partita. No, ma la cosa più bella però è che io ho detto: mi sa che Sergio è cattivo. Poi non mi stava votando. Ho detto: ok, Sergio forse è il buono. Cioè, poi ha cambiato voto. Quindi ho detto: ok, bellissimo, perfetto, veramente è così. E quindi lei viene inoffensivo. Io sono veramente illusionato. Comunque, partita. Ragazzi, la partita va avanti, quindi dovete giocare. Ma tanto è il Wendy che lui, ma che va avanti. Gioca. Io non sono il Wendy. e io sono. Vabbè, dai, ingiustiziere. Votiamo. Vabbè, a votiamo. Votiamo a partire da Rubino. Vai, Rubino. Livio. Vai, Sergio. No, Sergio no. Allora, va, chi c'è sta? Ivan. Tra chi è? Tra Livio e sì, Valerio. Buonanotte. Vabbè, Livio. Livio. Valerio. Livio. Ok, ci lascia Livio. Che è notte, ragazzi. È notte. Devo beccare il Wendigo buono. Dovete chiudere tutti gli occhi. Dovete chiudere tutti gli occhi. Silenzio! Silenzio! La partita non è finita, ragazzi. Silenzio. Che l'illusionista apra gli occhi e ci dica chi vuole illusionare. Che l'illusionista chiuda gli occhi. Che il Wendigo apra gli occhi e ci dice chi vuole fare come vittima. Benissimo, che il Wendigo chiuda gli occhi. Che i lupi aprano gli occhi e ci dicono che vogliono azzannare, uccidere questa notte. Che i lupi chiudano gli occhi. Che bellezza, che il giustiziere decida se sparare il colpo. Pium! Pium! Che il giustiziere chiuda gli occhi. Il cavaliere ci dice che vuole proteggere Simone. Questa notte. Che il play lover ci dica le squadre. Benissimo, che tutti chiudano gli occhi, che aprano gli occhi ed è giorno e c'è un morto di lusso. Regà, muore Ivan. No. No, no, no. Ivan, abbiamo vinto, tranquillo. No, no, ti preoccupare. Allora. Vai. Io quasi bevo. Perché è il Wendigo? io quasi bevo. Cambiamo. Uno di licenza farei incesimo. Farebbe ride. Allora, no, però poi ci vengono a cercare a casa per punti rana. Allora, a me allora, state allora. Simpatici come Villici. Ah, oh, quello sì. Sto cercando di capire se c'è un modo matematico per vincere. Vogliamo fare la cosa, raga? Vogliamo fare la cosa a patto tra Villici e Wendigo. Nessuno vince. No, dai, che mi armistizio. Accoglietemi tra i Villici. Mi date una casetta. Ti spogli e ti battezzi nel armistizio. Laghetto di Chitanopoli. Come... Esatto. Allora, ne prendo la casa di uno che è morto. Ma intanto ci tengo a dire una cosa. Ti diamo da mangiare i lupi. No, i lupi non possono mangiare. Secondo voi i lupi sono no, morti? No, ti diamo da mangiare i lupi. Sì, sono morti secondo me. Però io chiedo una cosa. Prima sono stato votato da Sergio e da... Non c'è un altro voto ancora? No. Ma molto strana questa cosa, perché io in realtà non sono giustiziere. Perché non mi ha votato il vero giustiziere? Ti ho inculato! Mi dispiace, sono troppo forte, Livio. Il vero giustiziere è Meliador e ci ha visto lungo. Infatti ho detto... Allora, sicuramente Livio... tenterà il ruolo più innocuo e dirà sì, no, no, la prossima notte lasciatemi uccidere, così ucciderò Mara, le solite cappellate. E quindi ho detto sono il giustiziere e quindi evidentemente Meliador l'ha capito. Evidentemente Meliador l'ha capito. Vabbè Livio, ma tu sei morto. Sì, io posso infierire sulla tua tomba. E quindi vabbè, votiamo Simone e andiamo a casa. No, ragazzi. Aspetta, se...
se al mondo dei morti sta simpatico il Wendigo, votate loro e fate vincere il Wendigo. Scusate. Ok, cioè, va bene. Cioè, questa... Ma tu hai provato a uccidermi stanotte in quanto no, giustiziere? Ho ucciso Ivan, che gli ho detto pure ti prometto che non lo userò. No! Cioè, ma poi scusa, c'avevi pure lui come target. Avevo detto il cavaliere mi protegga, porco due, era chiarissimo. No, vabbè, ma il Wendigo, non, il Wendigo non, il cavaliere non protegge dal Wendigo. Sì, ma più che altro Emma ha dichiarato di essere play lover. E io ho detto faceva giustizia. Ride che gli avevo promesso tranquillo Ivan. No, ma poi l'avevo detto pure per prendermi il Wendigo addosso, capito? E Valeria anche, forse Valeria mi ha illusionato, però è inutile. Ho illusionato lui, però non credo perché tu hai chiesto, mi sa, ci ha messo troppo. Ha illusionato Valeria. Ah, ok, no, perché ci ha messo un po'. Alla fine mi avete votato come sindaco, alla fine. Quello sì. Vabbè, ragazzi, doppio Wendigo, doppio voto. Sì. Dai, votiamo, dai. Ragazzi, possiamo inventarci qualcosa. Votiamo? Possiamo ancora farci. Vai Rubino. Simone. Vai Sergio. Davide Marra. Bastardo. Davide Marra. Dai. Davide Marra. Devi votare quello che votiamo Davide noi. Davide Marra. Simone. Simone. Vai Ivan. Ema! No, Ema! Stai a tre. Un goliardico marra. Dai, coglione! Oh! Simone, voto Simone. Lo, 4 Simone. Ema 3. 4 marra e 3 Ema. Quindi vanno Simone... Vabbè, ragazzi, niente a ringa, prego. No, ragazzi, niente a ringa. Fate la cosa giusta per il meme. Per il web. Ma poi chi è rimasto vivo? Solo Rubino e Valeria. Sì, cazzo. Ah, no, sì. Rubino, ah, Emma però, sì. Vota pure Emma, quindi Rubino, Emma, Valeria. Vabbè, prego, ragazzi. Però decide solo Emma, no? Va bene, allora io dico ai ragazzi della chat, io non mi accollo responsabilità. No, decide Emma, anche Rubino. Vota Emma. Vai, Emma, vai. Io non dico niente. Uscite, tanto non è che perdete, vince il Wendigo, non vincono né i villici né i lupi. Esatto, c'è pure lui. Ma ne ho molto bisogno questo periodo della mia vita, ti prego. Vabbè, ma adesso scusa se decido che... Cioè, se voto Mara, comunque c'è altri due voti. Quindi... Vabbè, dai. Come altri due voti? Sì. Cioè, pure c'è Valeria e Rubino. Valeria, Rubino ed Ema. Ma siete ancora vivi voi? Sì. Certo. Ma pensate, io sto... Dai, io... Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, possiamo Simone. Fare. Simone. Vai, Valeria. Valeria. Marra. Marra. E muore Marra. Ed è notte. No, adesso ci possiamo insultare a Beta. Ed è notte. Io pensavo che era finita, raga. L'illusionista apra gli occhi. Ci dica chi vuole illusionare. Che l'illusionista chiuda gli occhi. Che il Wendigo apra gli occhi. Ci dice chi vuole. Ok, ammazzare in caso. Chiudai pure gli occhi il Wendigo. I lupi avranno gli occhi, ci dicono che vogliono a uccidere questa notte. Ah, ok, chiaro. Sì. Chiudano pure gli occhi i lupi, che il giustiziere avrà gli occhi. Ci dice che vuole sparare. Ah, sì, ok, grazie. Che il cavaliere ci dica che vuole proteggere questa notte. Grazie, cavaliere, chiudo gli occhi. Il playlover ci dica che vuole uccidere questa notte. Il playlover assassino. Anche il playlover uccida. Grazie playlover. Chiudo gli occhi. Aprire tutti gli occhi. C'è stato. È giorno. C'è stata una strage. E muore Ema. Strage una persona. Rubino, allora. Valeria e Simone. Prego. Mo è un casino. Allora, mo stiamo in tre. Quindi, se muoio io. Però rimanete in voi due, che sarete in due fazioni diverse. Sì, ma l'illusionista non conta, quindi vincono i villici. Ok, peccato. Quindi però se allora se... lo scontro è sempre sarà due fazioni. E quindi? Adesso siamo io e te, Simone, è il momento della vendetta. E allora famo perdere Rubino. Ok, meno male, siamo capiti. Io sono sempre pro Wendigo, quindi grande. Cazzata, mi hai fatto morire l'altra volta. Sì, ma l'altra volta ero costretta a parare il culo a Ivan per forza era di cose. Morto, Ivan. Dopo per un po'. Stai zitto, coglione. Stai zitto, mente gatta assoluta. Taci.
Bene, che si va ai voti o volete dire qualcosa? Io voto Rubino. Mortale. Col mio, col mio doppio voto. Chi è? Mi sa Davide Marra. Io voto Simone. Rubino. Due per Rubino. Simone. Valeria. Valeria. Bravo, ma vi sentite sto cazzo? Ma voi non mi preoccupate. Gianluca, verrete surclassati intellettualmente. Livio, quanto stiamo? 3? 2? Ah no, io 3 sto. Ah vabbè. E... Simone. 4? l'ha detto con una cattiveria. Che la coglione. No, la faccia di Sergio. Che coglione. Rubino. Ma come io? Cioè, è ovvio che vota Rubino. È ovvio. Succede. Ma è ovvio. Ogni tanto. È cattivo. È che è lupo. Andiamo a ballottaggio. Io e Rubino. Te quanto stai dei voti? 2? Quindi io pure se dico lei andiamo io e Simone. Vabbè, là dico Simone Santoro. 5. Bene. Prego, fate il ballottaggio. Ragazzi, ve l'ho detto. Tanto deve votare solo Valeria. Cioè, in ogni caso hai perso, però se vinco io non hanno vinto manchi i villici. È quella. Ah, Valeria. Pill sta lì. Devi far vincere i buoni. Non ve l'ho meritato. Perché no. Poi sono stato pure scammato all'inizio. Tuo tempo. Ma te sei autoscammato? Ma che scammato? Ma non parlare, ma fate furbo. Oh. Silenzio. Allora, c'è il dibattito. Vince il Wendigo buono. Il Wendigo buono. Rubino. Che poi applaudo solo io perché vinco solo io. Grazie. Bene, bene, partita, vince il Wendigo. Sì. Bellissima partita. Sono stati Giannetti, illusionista Valeria, Wendigo Simone, bravo, Lupi Sergio e Livio, giustiziere Gianluca. Posso dire che i lupi sono dei sottoni di merda. Il Wendigo ha giocato contro di voi tutta la partita e voi l'avete fatto vincere, sottoni di merda. Il Wendigo buono. Ha giocato contro tutta la partita. Mi sono giocato tutta la partita. Grazie a Giulio che si allena al Wendigo buono. Grazie, sono meglio. Meritano di vincere quelli che si allenano al Wendigo buono. E vi meritate di perdere. La scorciatoia. Tu fai che troppo bene i ruoli, cazzo. Cioè, sei bravo, troppo buono. Ma io posso giocare una partita su 3 poi. Cioè, subito. Io subito incinuissima. È stato impossibile. Il primo turno si incalò lui completamente a l'unica caso. Cosa io Simone sempre vai, Simone avrei fatto, lo tipo ragazzi, non vi preoccupate, tanto ripariamo, dice "Ma io ho vinto pezzi di merda". È proprio goduto. Sì, essenzialmente è quello. Vabbè, l'ho ucciso Ivan. Ragazzi, voglio punti. È così, ragazzi, mi dispiace. Ha scelto la democrazia. Questo è quello che succede quando pagate le bette, certo, ha vinto il Wendigo. Conosci lui. C'era l'opzione Wendigo, no? Su chi vinceva, quindi ma perché mi è uscito? Come l'ho uscito? Ti ho messo il codice. Va bene. Sei rincoglionito Twitch. Riassunto del master. Era found. Riassunto. Vabbè, me li ricordo a memoria. Lupi ovviamente, Livio e Sergio, illusionista Valeria, giustiziere Gianluca, cavaliere Ema, Wendigo Simone. E chi manca? Giustiziere era Meredor. Meno male che non ho fatto Davide Gianluca, perfetto. Ero mezzo tentato di ucciderti come giustiziere. E volevo fare quello, infatti. Fare Rubino Villico. Che hai provato a uccidere? Esatto, Lupus è anche questo. Illusionato? No, lo sai chi ha provato a uccidere i notti è stato illusionato. Scusa un attimo. Grazie Simo. Dai, verso le 8000, regà. Chi ha provato a uccidere le notti in cui si sta illusionato? Il primo o il secondo turno? A te. No, il primo ha ucciso perché lui perché era ero vivo. Okay. Ed è morto Gianluca. Okay. Secondo, ho indicato te, però mi ha fatto. E io faccio "Madonna, Valeria, come ne esco da questa situazione impossibile?". Poi questo qua al primo turno cerco solo i lupi, ho detto "Vabbè, vaffanculo". Quell'altro ho visto barra questo. Tu te ne sei uscito in disastro. Un modo che te giuro sembravi veramente strabuono. Cioè io pensavo di aver chiappato tipo il coso là, il Latin Lover. Cioè lo so, io l'avevo giocata bene, però l'avevo giocata bene, però era impossibile da vincere, era impossibile. L'ultimo round, Valeria ha illusionato Ema, il cavaliere.
Grazie ragazzi per aver visto questa live. Andate a seguire Anime Nights. Anime Night tra pochi, ragazzi. Tra poco, ragazzi. Ci vediamo domani alle ore 15 per un incredibile live. E domani alle ore 21 la più grande streamer del pianeta Terra, Mamma Paola 61. 63 anni di donna. Incredibile Va su Ivan. Ivan, per l'amor di Dio. grazie a tutti, grazie per le sub. Dai, che domani arriviamo a 8000. Dai, Adreni. Ciao. Bella. Ciao. Ciao. Che squali state arrivando? Registrando, aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno. Come ti fa?